70 anni fa, una tragedia terribile, l'esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ha sconvolto, la storia e l'umanità, ponendo fine a una guerra altrettanto terribile, la Seconda Guerra Mondiale, che ha causato milioni di morti. Oggi parleremo, di questo evento, avremo degli illustri ospiti che poi vi presenteremo, però prima di fare questo penso che sia importante e doveroso mandare un segnale speciale da qui e vorrei anche chiedere, quindi per rispetto delle persone che sono morte e per l'insegnamento che ci hanno lasciato, di effettuare un minuto di silenzio prima di iniziare. Bene, vi ringrazio e vi do il benvenuto a nome della Scuola Normale a questo evento che è parte delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Pisa in memoria dei 70 anni degli eventi di Hiroshima e Nagasaki, che sono state primariamente organizzate dal Comune di Pisa e dall'Università di Pisa con l'aiuto di diverse associazioni a livello nazionale e internazionale, e a cui la Scuola Normale molto umilmente partecipa dando un piccolo contributo all'interno di questo programma molto ricco che spero avete tutti modo di fruire nei prossimi giorni e forse avete già fatto nei giorni precedenti. Avremo un programma ricco fatto da relatori di fama internazionale, studiosi del disarmo e in generale delle tematiche ad esso relative, ma inizieremo con un evento davvero eccezionale. Abbiamo come ospite la signora Toshiko Tanaka, che è una delle persone che ha vissuto in prima persona quel dramma e oggi sarà qui per raccontarcelo. Quindi iniziamo il programma di oggi dando tra poco la parola alla signora Tanaka. Non prima di avervi ricordato che questo evento è anche un evento speciale del progetto VIS, che è il progetto di outreach della Scuola Normale con cui divulghiamo la scienza e tematiche culturali ad essa connesse. Potete consultare il nostro sito web se siete interessati. E quindi questo evento è ospitato all'interno di un evento speciale di VIS della Scuola Normale. E detto ciò, iniziamo davvero, lascio la parola alla signora Tanaka. Mi chiamo Toshiko Tanaka e vengo da Hiroshima. 6歳と10ヶ月の時、原爆のキノコ雲の下にいて、やけどと放射線はありました。Avevo 6 anni ed 10 mesi quando c'è stato questo fungo atomico sopra la mia testa. やけどだけではなく、放射線の被害は成長期にから出て、ずいぶん苦しみました。Ho subito le ustioni e radiazioni, e non soltanto ustioni, queste radiazioni che mi ha fatto soffrire per parecchi anni. 実は私は原爆の時、本当6日前までに爆心地の500数十メートルのところに家があったんです。In realtà, fino a 6 giorni prima dello scoppio della bomba, io e mia famiglia abitavamo in un quartiere che distava soltanto 500 metri dall'ipocentro.
しかし 2.3 キロ離れた町に転居をしたので命だけは助かりました。Io mi sono, ci siamo salvati grazie al fatto che ci siamo traslo, abbiamo trasloccato a distanza di 2300 metri. もしそこにいましたら、もう命、体もなく、そしてこうしてイタリアの、この美しい場所に来てお話しすることなどできなかったと思います。Se fossimo rimasti dove eravamo non sarei sicuramente qui, forse non mi sarebbero rimasti nemmeno i resti, quindi naturalmente non avrei avuto la fortuna di trovarmi qui con voi a Pisa. ですから私の元の学校の同級生は全部死にました。 Quindi siccomeEravamo a 500 metri dall'ipocentro, quindi tutti i miei ex compagni di scuola elementare sono morti. しかし、こうして皆さんに黙祷を先ほど捧げていただきました。Però grazie al minuto di silenzio che avete fatto, 死んだ人たちは心の慰めに。なったかなと思っております。 Credo che sia apprezzato dai miei ex compagni e tutti altri morti. 一昨年ここの学校に縁のある物理学者のエンリコ・フェルミ博士の孫のオリビアさんが広島の私の家を訪ねてくださいました。Un anno fa circa ho avuto come ospite a casa mia La nipote del Enrico Fermi, molto legato a questo istituto. 彼女はおじいさんが原爆を開発した後、それが実際に使われてどんな気持ちだったかを検証しようとしていました。Lei cercava varie tracce per risalire il sentimento, lo stato d'animo del suo nonno dopo lo sgancio della bomba atomica.博士は原爆が落ちた日、それを聞いてずっと自分の書斎から出てこられなかったということを聞いております。Ho sentito che Enrico Fermi è rimasto nella sua stanza tutto il giorno dopo aver appreso la notizia dello sgancio della bomba。一度学者の先生方が国家権力に巻き込まれて一つの方向に走り出したとき。それから逃れて自分の個人的な意見を唱えることはとても難しいことだと思います。Mi fa immaginare quanto sia difficile sganciarsi da un corrente che si crea per tendenza politica che coinvolge anche scienziati. しかし今また世界の情勢が危ない方に向かっています。Però attualmente le cose stanno andando abbastanza male per il mondo. このような時に被爆者の自分の体験は情緒的な面で訴えますが、科学者の方、学者の方の理論的な研究も非常に大事なので、両方が一体となる必要があるんじゃないかと思っています。 Siccome il mondo sta andando in una direzione abbastanza pericolosa, adesso io da parte di testimone, cioè come sopravvissuta, come altre persone sopravvissute, posso dare un certo input emotivo, però altrettanto importante il contributo dei scienziati, accademici, studi più distaccati, teorici. Quindi bisognerebbe far collaborare due elementi.私は長い間被爆の証言ができませんでした。とても恐ろしいことなんです。フラッシュバックをしてしまうんですね。Io per lunghi anni non riuscivo a raccontare questa mia esperienza perché mi tornavano i ricordi che volevo dimenticare。しかし原爆のその体験から逃げることができないので、私はアーティストなので作品の中に少しずつメッセージを入れることで自分の心を慰めていました。Però non era possibile liberarmi dai quei terribili ricordi, per cui siccome io sono un artista, l'unico modo per in qualche modo far uscire, sfogare, era mettere qui là in modo molto timido i messaggi nelle mie opere. 幸いなことに被爆から今年は70年ですが、まだ
あの広島長崎以後に一度も世界で核兵器が使われていないんですね。Sono passati 70 anni, ma per fortuna non è mai stato usato, non è mai stata sganciata un'altra bomba come atto di guerra. それは原爆で死んだ人たち、そしてあの生き残ってあの証言を世界にしてきた人たち、そして世界でそれをサポートしてあのあれですね、みんな平和を求めてくださった人たちのおかげなんです。Se per 70 anni non abbiamo usato queste bombe atomiche, sarà grazie a soprattutto i morti, vittime delle bombe, e poi alle persone sopravvissute che hanno testimoniato, hanno raccontato, hanno fatto sapere che cosa succedeva se questa arma fosse stata usata, e poi tutti gli altri cittadini che hanno ascoltato e hanno, si sono mossi da questa testimonianza verso non uso di queste armi. 今 15,700 発の核兵器があると言われています。Si dice che attualmente esistono 15,700 testate nucleari nel mondo. 今までも何度か核兵器が使われる危機が訪れていたんです。Abbiamo superato vari momenti molto critici in cui poteva queste armi potevano essere utilizzate. しかしそれを食い止めてきたのは一般のあの人だった、あのトップではなく、あの例えばキューバ危機の時だと、あの艦長が命令したのに、あのあれですね、それを実行しなかったのは副艦長の個人的な考えだったんですね。で、abbiamo evitato questo rischio grazie a magari a livello individuale, coscienza individuale che a certo punto si è fermato, non ha eseguito magari un ordine calato dall'alto. 一度それをあの外してしまうと、あのどんなことが起こるか彼は学んでいたからです。Probabilmente questa persona che ha evitato il rischio sapeva che cosa sarebbe successo se lui avesse eseguito l'ordine. 私には政治的な力もお金もありませんが、被爆の体験を訴えて世界の未来の人たちの上に二度とそういうことが起こらないように心から願ってお話をするあの責任を感じています。ありがとうございます。 Io non ho la forza politica tanto meno fisica anche ormai, però l'unica cosa che riesco a fare, poi credo di avere la responsabilità di fare, è trasmettere le esperienze in modo che non si ripeta mai più, per cui ringrazio tanto peravermi dato questa opportunità. どうぞ学者の皆さん力を貸してください。理論的なことは私どもには分かりません。どうぞ研究の結果を平和のために役立ててください。お願いいたします。 Per cui vi prego cari scienziati che io non ho le conoscenze scientifiche, quello che posso fare faccio, però siete voi a poter contribuire e moltiplicare quello che vorrei fare con le vostre teorie, quindi usate la scienza per a scopo per la pace. Grazie, grazie mille. Ringrazio moltissimo la signora Tanaka e anche la nostra traduttrice che ci ha permesso di comprendere queste parole, la signora Saito. Con lei l'associazione anche Semi nella Neve, che ha permesso alla signora Tanaka, ha permesso alla signora Tanaka di venire qui in Italia e di organizzare questo viaggio. Procediamo ora con la conferenza vera e propria, e quindi abbiamo una moderatrice che è la professoressa Enza Pellegrini.
Lecca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, che modererà l'incontro e ci introdurrà anche i relatori. Grazie. Grazie, buonasera. È un po' imbarazzante per me, che non sono una scienziata, tantomeno una fisica, moderare un incontro con scienziati. Il mio rapporto con la fisica non è evidentemente quello della conoscenza, però il mio rapporto con la fisica è quello che un autore molto efficace, un tedesco che si chiama Dürrenmatt, ha saputo sintetizzare in una maniera straordinaria nell'epigrafe ad un libro, un libretto in realtà intitolato I fisici. E l'epigrafe di questo libro è: i contenuti della fisica riguardano solo i fisici, i suoi effetti riguardano tutta l'umanità, che è esattamente quello di cui stiamo discutendo. E pur non essendo una scienziata e tantomeno una fisica, mi sono però appassionata alla storia della fisica e mi sono appassionata a quelle figure che hanno contribuito a sottolineare l'importanza di una alleanza tra i fisici, tra la scienza e l'opinione pubblica. Noi siamo soliti richiamare come momento fondamentale di questa alleanza il manifesto Russell-Einstein, che è certamente importantissimo, ma c'è un precedente altrettanto importante, altrettanto appassionato direi, ed è una lettera di Einstein del 22 gennaio 1947, una lettera che comincia con le parole «Caro amico, ti scrivo». E questo caro amico a cui si rivolge è il cittadino, ma è anche il resto della comunità scientifica. Ed è in questa lettera che per la prima volta Einstein sottolinea il ruolo degli scienziati e l'importanza di questa alleanza. Dice infatti: gli scienziati hanno un'unica ma chiara responsabilità, spiegare ai cittadini non esperti i fatti semplici relativi all'energia atomica e le sue implicazioni per la società. L'unica speranza per imporre ai governi una politica in grado di controllare la forza nucleare si fonda sulla vigile comprensione e sulla capacità di premere sui governi dei cittadini di tutto il mondo, in altre parole, sul potere dell'opinione pubblica. Noi crediamo, continua Einstein, che un cittadino informato agirà per la vita e non per la morte. L'opinione pubblica, se ben informata, esercita il suo potere con la forza della ragione. Se vogliamo salvare il mondo, dobbiamo stringere un'alleanza tra gli scienziati, che hanno il dovere di informare, e i cittadini, che, se ben informati, hanno il potere di agire. Centinaia sono stati gli scienziati che nel corso di tutti questi anni hanno aderito a questo appello. Alcuni hanno creato anche delle prestigiose organizzazioni internazionali, ne abbiamo anche di nazionali. Si è concluso da pochissimo la 61esima riunione delle conferenze PAGWASH a Nagasaki, e l'appello che ancora una volta arriva dagli scienziati delle conferenze PAGWASH è quello di un'azione urgente per la messa al bando delle armi nucleari. Fare in modo che Nagasaki sia l'ultima, quindi l'ultima bomba atomica che la storia dell'umanità ha conosciuto. E il motto, diciamo così, che riassume l'impostazione metodologica del PAGWASH è quello del dialogo tra gli opposti, dialoghi tra coloro che sono separati e la pensano diversamente. Questo è importantissimo, e quindi superare anche le barriere ideologiche, le contrapposizioni politiche e avviare un confronto serio, sereno, il più possibile, tra scienziati, e poi riversare tutto questo anche sull'opinione pubblica. Fedeli a questo invito, all'invito di Einstein e poi del manifesto Russell-Einstein, abbiamo oggi qui alcuni scienziati che appunto faranno quest'opera di informazione di cittadini, di persone
esperte, ma anche di non addetti ai lavori, come probabilmente ci sono in questa sala oggi. E quindi cominciamo certamente con l'ascoltare le loro relazioni, che saranno contenute nei limiti della mezz'ora al massimo. E comincia Gianni Battimelli, professore, ex professore associato del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza, docente di storia della fisica e curatore di una raccolta di archivi personali di fisici italiani presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza di Roma. Buongiorno a tutti, molto rapidamente, perché se dovessi fare l'elenco completo esaurirei tutta la mezz'ora a disposizione. Grazie alla lunga lista di istituzioni, organizzazioni che hanno messo in piedi questo ricco programma di eventi per ricordare il 70esimo e in particolare per questa particolare occasione che ci vede qui, la Scuola Normale, per l'ospitalità. Ci tengo anche a dire che per certi versi mi sento un po' in imbarazzo a parlare in questa sede, perché a differenza dei due colleghi che mi seguiranno, io non sono a nessun titolo né un esperto di questioni di disarmo e men che meno di questioni tecniche che riguardano gli sviluppi e la situazione recente e tutto quanto concerne il problema del controllo e del monitoraggio della situazione per quanto riguarda gli armamenti nucleari. Sono un fisico che si è occupato sempre di storia della fisica e neanche in modo specifico e particolare dell'episodio di cui ci stiamo occupando qui, quindi la vicenda del ruolo della fisica nucleare e dei fisici nella costruzione della bomba. Quindi quello che mi limiterò a fare è una cosa molto più modesta di quanto suggerisce il titolo del mio intervento, che se non sbaglio è «I fisici e le armi nucleari». Quello che penso di riuscire a fare nel tempo a disposizione, e ti chiedo di avvertirmi quando, perché ho la tendenza poi a sforare come tipico, è di buttare lì alcune riflessioni, alcuni dati relativi alla vicenda che dalla fine degli anni 30 all'agosto del 45 vede i fisici coinvolti nello sviluppo della bomba atomica, senza alcuna pretesa né di fornire un quadro esaustivo di questa storia, che sarebbe impossibile fare in un tempo così breve, né, spero, almeno il tentativo sarà quello di cercare di evitare, come facile, parlando di questa vicenda, di tranciare o di lasciar trasparire giudizi di valore, che non esclude affatto che io poi abbia le mie personali convinzioni su questa storia, ma limitandomi a raccontare fatti e testimonianze come elementi che spero poi possano essere utilmente sviluppati in sede di discussione. È ovvio perché parlare di fisici in particolare quando si parla di armi nucleari. Naturalmente la vicenda della bomba non è certo la prima nella storia in cui gli scienziati e i fisici in particolare si sono trovati coinvolti nell'applicazione a fini militari delle loro ricerche. C'è però, ci sono molti, ma vorrei cominciare col sottolineare una caratteristica che è una specie in qualche senso di ironia della storia che riguarda questa vicenda della bomba atomica. Se uno guarda, strettamente parlando, alla storia della fisica, nel senso della storia dello sviluppo delle conoscenze per quanto riguarda la struttura della materia a livello microscopico, e uno guarda sia ai risultati che alle testimonianze dei protagonisti, gli anni che vanno tra, diciamo, la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30 del Novecento sono stati un'età d'oro, sono stati la golden age della fisica nucleare. Alla fine degli anni 20, messa ormai definitivamente, sostanzialmente definitivamente appunto, la meccanica quantistica e quindi in linea di principio, avendo ormai capito come funziona il mondo microscopico a livello delle interazioni che legano le strutture atomiche e molecolari tra loro, la nuova frontiera della ricerca diventa la comprensione dei meccanismi che sono all'opera nel nucleo atomico. E se uno guarda, nasce la fisica nucleare come sottosettore specifico di ricerca della fisica verso la fine degli anni 20, in effetti. Un atto fondante è il convegno che si tiene a Roma nel 1931, che è il primo congresso internazionale specificamente indicato come congresso internazionale di fisica nucleare.
Tra l'altro è significativo il fatto che si tenga a Roma, che fino a pochi anni prima era palesemente una situazione assolutamente periferica nel panorama della fisica internazionale, ma che grazie alle ben note vicende, l'arrivo di Fermi a Roma, eccetera, eccetera, è nel giro di pochi anni diventata un centro importante di ricerca in questo settore. E nel giro di un decennio si ha la scoperta del neutrone, la comprensione della struttura dei componenti del nucleo, la teoria del decadimento beta di Fermi, la scoperta dell'efficacia prima della radioattività artificiale indotta da bombardamento di particelle alfa, poi a Roma la scoperta del gruppo di Via Panisperna, diciamo, della radioattività artificiale indotta da bombardamento di neutroni, l'efficacia dei neutroni lenti, tutta la fisica del neutrone che si sviluppa nella seconda metà degli anni 30 fino a culminare al dicembre del 38 con la scoperta della fissione, che segna in qualche modo un punto di arrivo della comprensione dei meccanismi all'opera in quella che allora è la frontiera dell'estremamente piccolo nella ricerca in fisica. Se uno guarda al mondo, esce un attimo dai laboratori di fisica, gli anni tra la fine degli anni 20 e la fine degli anni 30 sono probabilmente il più catastrofico decennio di quel catastrofico secolo che è stato il Novecento. Un decennio che si apre con la Grande Depressione, con la crisi economica mondiale, che vede la degenerazione della rivoluzione in Unione Sovietica, il rafforzamento dei sistemi totalitari in Europa centrale, il fascismo che si consolida in Italia, la presa del potere del nazismo, le imprese coloniali, la guerra civile di Spagna, e che finisce con la deflagrazione di tutto questo in quella tragedia europea e mondiale che è la Seconda Guerra Mondiale. La cosa drammatica è che la coincidenza temporale con cui avvengono questi fatti, per una tragica ironia della storia, la scoperta della fissione avviene esattamente nel momento in cui la situazione mondiale sta collassando verso il conflitto generale, e la scoperta della fissione significa una cosa molto precisa, che sono i fisici ad avvertire, sono solo loro ad avvertire, perché solo loro sanno quello che si profila all'orizzonte, che fino a quel momento... qui vorrei sottolineare una cosa che secondo me è abbastanza importante. Fino alla scoperta della fissione, fondamentalmente, con un'eccezione che è significativa ma che non riguarda gli usi militari, la ricerca in fisica nucleare è quella che possiamo chiamare ricerca fondamentale. Non c'è nessuna prospettiva applicativa di tutto questo, che se ne sia detto in una serie di ricostruzioni posteriori che hanno voluto vedere anticipazioni dell'uso dell'energia nucleare in visioni più o meno lucide di scienziati nel corso degli anni 30. Per capirsi, era ovvio fin dall'inizio, prima ancora che la fisica nucleare si chiamasse nucleare, cioè prima ancora della scoperta del nucleo, che i processi elementari, la radioattività, che poi si è capito essere i processi che avvenivano all'interno dei nuclei, involvevano a livello del singolo processo energie dell'ordine di qualcosa come 100.000, 1 milione di volte quelle tipiche dei legami tra elettroni, che sono quelli invece che studia, diciamo, la meccanica quantistica e che regolano la chimica. Questo era evidente. Era assolutamente fuori da qualunque ragionevole prospettiva di applicazione l'idea di poter trasformare la quantità di energia coinvolta nel singolo processo microscopico amplificandola su scala macroscopica per realizzare una produzione di energia significativa. Questa cosa non è realisticamente pensabile fino alla fine degli anni 30. Questo non vuol dire che la fisica nucleare degli anni 30 fosse esclusivamente, come dire, ricerca fondamentale priva di qualunque risvolto applicativo. In realtà risvolti applicativi ci sono fin dall'inizio, fin da quando appunto non si chiama ancora fisica nucleare, perché non si sa che ci sono i nuclei. Dal momento in cui viene scoperta la radioattività, una delle fonti principali, tra l'altro, di sostegno istituzionale e finanziario alla ricerca in radioattività e poi in fisica nucleare, che nel corso di tutti gli anni 30 sono sostanzialmente sinonimi, è data dalle applicazioni terapeutiche di tutto questo. E questo è vero in tutti i paesi. È noto che se Fermi ha potuto fare le ricerche di fisica nucleare che ha fatto a Roma è perché disponeva delle sostanze radioattive per costruire le sorgenti con cui effettuare il bombardamento di neutroni, eccetera, le quali venivano fornite dal laboratorio fisico della sanità,
perché era la sanità pubblica che si occupava istituzionalmente del controllo del monitoraggio di materiali radioattivi. Lorenz, su ben più ampia scala, ha potuto sviluppare le varie versioni del ciclotrone a Berkeley, attingendo a finanziamenti che venivano dalle agenzie private e pubbliche americane che sostenevano le applicazioni sanitarie di tutto questo, perché questa fisica, queste macchine, servivano a produrre radioisotopi utili per le terapie. Dopodiché i fisici ci facevano le loro ricerche fondamentali sulle proprietà delle forze nucleari. A Roma, nel 1939-40, i primi lavori sulla fissione nucleare, una volta scoperta la fissione, vengono fatti utilizzando l'acceleratore Cockcroft-Walton, che non stava all'Istituto di Fisica dell'Università, stava dall'altra parte di Viale Regina Elena, nei sotterranei dell'Istituto Superiore di Sanità, costruito con i soldi della Fondazione Rockefeller, e in cui è stato alloggiato e da cui sono provenuti i mezzi per costruire il ciclotrone, il Cockcroft-Walton, non è un ciclotrone, è l'acceleratore ad alta tensione, finalizzato appunto alla produzione di radioisotopi per scopi terapeutici. La scoperta della fissione è il momento in cui la prospettiva di amplificare su scala macroscopica le energie coinvolte nel singolo processo microscopico di fissione diventa assolutamente non una certezza, ma come dire, una possibilità che può valer la pena di investigare. E quindi quello che diventa immediatamente ovvio alla comunità scientifica coinvolta in queste ricerche, cioè un numero estremamente esiguo di persone fondamentalmente, che sanno di cosa si tratta, è che potrebbe diventare una prospettiva credibile quella di sfruttare l'energia nucleare, l'energia dei nuclei, per realizzare rilascio di energia su scala macroscopica significativa. E vista la situazione che si crea nel frattempo nel mondo tra la fine del 38 e i primi mesi del 39, quando è chiaro dove si sta andando a finire, questo pone immediatamente all'ordine del giorno il problema della potenziale applicazione militare di questa cosa. Ed è noto, non voglio fare qui la storia di come questa cosa ha prodotto le cose che sappiamo, tutti gli step che hanno portato alla costruzione della bomba, ma c'è un ulteriore elemento che è noto ma va ricordato, ed è che buona parte dell'intelligenza scientifica che sa cosa sta succedendo nel laboratorio e dove questo potrebbe portare è formata da fisici, non solo fisici, ma diciamo, parliamo di fisici, che nel corso degli anni 30 hanno lasciato l'Europa e sono, o perlomeno hanno lasciato l'Europa centrale, prima la Germania sostanzialmente, poi i paesi controllati dalla Germania nazista e alla fine di questo periodo nel 38 anche l'Italia, e sono andati in Inghilterra, in America Latina, insomma c'è tutto il problema dei rifugiati e per varie ragioni politiche, soprattutto per la politica razziale, fondamentalmente negli Stati Uniti, e che sanno due cose. Sanno che questa scoperta di fisica apre questo scenario e sanno che i loro colleghi in Germania lo sanno tanto bene quanto loro. E questo crea evidentemente un problema che è un pezzo delle ragioni che spiegano l'adesione pressoché totalitaria, con rarissime eccezioni, di tutti i fisici emigrati ai progetti di utilizzo militare dell'arma atomica. L'ho fatto in breve, l'argomento è una sorta di estremamente ambiguo, perché l'atteggiamento ovviamente ognuno declina e assume le proprie responsabilità in prima persona, e quindi in realtà non è neanche sensato parlare dei fisici, dobbiamo parlare dei singoli, perché ciascuno vive questa cosa a suo modo. Ma grosso modo si può dire che l'atteggiamento dominante è una cosa di questo tipo: speriamo che non si possa fare, ma se si può fare dobbiamo arrivare a farla prima di loro, qualcosa di questo genere. E questo spiega molto della motivazione che innesca da parte dei fisici il meccanismo che porta all'attenzione dei politici, dei militari, dei dirigenti, dei grandi decisori la questione dello sviluppo del nucleare a fini militari, e innesca nei vari paesi progetti che vanno dove? Ora lo sappiamo.
Un'altra cosa che bisognerebbe cercare di fare quando si discute questa vicenda storica è un'operazione che è particolarmente difficile in questo caso, ed è quella di provare a riflettere sulle situazioni facendo finta di non sapere come è finita la storia. Ora lo sappiamo che in realtà i sospetti e le preoccupazioni erano fondati, perché i tedeschi ben prima degli alleati avevano iniziato un programma, anzi più di un programma, di sviluppo a fini esplicitamente e dichiaratamente di produzione di una bomba atomica, delle ricerche in fisica nucleare. Sappiamo anche che per una serie di ragioni su cui gli storici si stanno tra l'altro ancora interrogando, ma che comunque sono ormai abbastanza chiare nel loro panorama complessivo, questo progetto al 42 era nettamente più avanzato dei corrispondenti progetti che erano nel frattempo decollati nei paesi schierati dall'altra parte, ma che alla fine del 42 questo divario poi era stato colmato per una serie di ragioni: il progetto tedesco di utilizzo a fini di rilascio di energia macroscopica, diciamo così, del nucleare, non è arrivato neanche lontanamente vicino ad essere come dire, pericoloso per le sorti della guerra. Il dato di fatto che però viene scoperto dagli alleati quando comincia l'invasione della Germania, quindi nella primavera del 45 con la missione Alsos, è che al 45, mentre a Los Alamos si sta ormai montando il primo ordigno nucleare per fare il test di Alamo Gordo, i tedeschi non sono neanche arrivati a costruire un prototipo di reattore nucleare, cosa che Fermi aveva già realizzato a Chicago 2 anni e mezzo prima, nel dicembre del 42. Ma tutto questo emerge dopo. Durante la guerra questa motivazione che spinge i fisici a lavorare su un progetto che a molti non piace è una motivazione forte che va in qualche modo, diciamo, va tenuta presente. Che succede quando si scopre che invece la situazione al 45 è quella che ho appena detto, cioè che i tedeschi, che questa preoccupazione per la possibilità che l'atomica vada in mano a Hitler è assolutamente infondata? Succede che ciascuno fa le sue scelte, e sappiamo, c'è chi a quel punto, pochi in verità, e questo è un problema, una cosa che va capita, decidono che essendo venute meno le ragioni per cui ci si era imbarcati in questa impresa va abbandonata, per fare un nome che ovviamente è più celebre di tutti, Rotblat, che era stato uno di quelli che aveva attivamente partecipato finché c'era questo problema e che poi a quel punto si chiama fuori e abbandona il programma. La stragrande maggioranza continua a lavorare al programma, anche se è ormai chiaro che la minaccia della bomba nazista non esiste. E qui ci sono molte motivazioni che si possono facilmente dire, ma ne vorrei citare una in particolare che mi sembra più utile a capire meglio questo rapporto ambivalente del ricercatore in genere e di quei fisici in particolare con il problema con cui si stavano confrontando. Al 45 si sa, e vorrei adesso fare una citazione se c'è tempo per dirvi quanto questo si sa, che una cosa che era una sfida tecnologica, scientifica, di ricerca fondamentale, industriale, mai vista prima nella storia dell'umanità come scala su cui si è sviluppata, quella che complessivamente realizza il progetto Manhattan, è molto vicina all'obiettivo. Quanto vicina lo dice, ma non lo sanno tutti, ma lo si sa negli ambienti che contano, un rapporto del settembre del 1944, di Vannevar Bush e James Conant, diretto al segretario di guerra, quindi immediatamente alla persona che sta immediatamente sotto il Presidente degli Stati Uniti nella gestione decisionale poi del processo. Lo traduco testuale. A settembre del 1944, quindi 9 mesi prima dei test di Alamo Gordo, Bush e Conant sono in grado di dire le seguenti cose, che io trovo che questo documento è impressionante. Abbiamo tutte le ragioni di credere che prima del 1 agosto 1945 ci sarà stata una dimostrazione delle bombe atomiche e che il modello che allora sarà in produzione sarà l'equivalente di qualcosa compreso fra i 1.000 e i 10.000 tonnellate di esplosivo convenzionale per quanto riguarda il danno generale prodotto dall'esplosione.
Questo significa che un solo bombardiere B-29 potrebbe ottenere con un aggeggio del genere lo stesso danno contro un obiettivo debole, industriale o civile, equivalente a quello prodotto attualmente da qualcosa come tra 100 e 1000 bombardieri B-29. E il rapporto prosegue, taglio, accennando anche al fatto che questo potrebbe solo essere comunque il primo passo verso la costruzione di bombe estremamente più efficaci e distruttive, utilizzando le bombe atomiche che siamo sicuri di riuscire a fare da qui a meno di un anno come detonatori per fare quella che già in questo rapporto si chiama la super, la bomba termonucleare. È ovvio che questa conoscenza dello stato di avanzamento del progetto appartiene a Bush e Conant, che sono immediatamente dopo Roosevelt e Stimson i personaggi più in grado di controllare il complesso di tutta la faccenda. La stragrande maggioranza dei tecnici e degli scienziati che lavorano al progetto Manhattan conoscono soltanto pezzi del lavoro a cui stanno lavorando e non hanno il quadro insieme. Ma insomma, siamo vicini, si sa, si sente che siamo vicini a farcela. Cioè una cosa che non avremmo voluto fare quattro anni fa e che oggi sappiamo che gli altri non hanno fatto, ma che adesso decidiamo di continuare a fare. E qui c'è un episodio che non so se è inventato o è fattuale, perché la documentazione fattuale non esiste, ma è raccontato nelle storie di Los Alamos e io trovo che è assolutamente credibile. E comunque, come si dice, se non è vero è ben inventato. Agenti dei servizi dell'intelligence esprimevano preoccupazioni al generale Groves, che era il direttore generale militare, diciamo, del progetto Manhattan, circa il fatto che a Los Alamos in particolare e in genere nel progetto fossero coinvolti un certo numero di scienziati, diciamo così, politicamente poco affidabili, vicini ad ambienti di estrema sinistra, se non addirittura sospetti di legami con il Partito Comunista, cose di questo genere. Si dice che la risposta di Groves sia stata qualcosa di questo tipo: non me ne importa niente, prima di tutto sono dei bravi scienziati, date loro un problema tecnico difficile da risolvere e loro ve lo risolveranno. E io credo che con questa battuta Groves abbia capito perfettamente la natura ambigua e forte della tensione che c'è dietro all'intellettuale scientifico, voglio usare questa parola, che messo di fronte a una sfida intellettuale di alta difficoltà, a un certo punto antepone la, come dire, chiamatelo orgoglio professionale, chiamatela capacità intellettuale, eccetera, alla visione generale della destinazione finale del progetto, perché la sfida intellettuale posta dalla risoluzione del problema diventa una molla determinante. È impressionante quando uno poi legge le memorie di alcune di queste persone come, ricordando i giorni di Los Alamos, sembra sparire dall'orizzonte la destinazione finale della cosa e ci si concentri su che bella fisica che stavamo facendo, perché era una bella fisica in certi casi. E questo c'è un pezzo, credo, un pezzo naturalmente, non tutta, ma un pezzo della spiegazione delle contorte itinerari individuali che hanno provocato anche la prosecuzione del programma, anche quando, da parte di chi ci stava dentro, anche quando alcune delle motivazioni originali erano venute meno. Vorrei allora usare il tempo che mi rimane invece per raccontare, attraverso alcune testimonianze dirette, come alcuni fisici hanno poi vissuto l'esito della vicenda, cioè il fatto che effettivamente, come sappiamo, la cosa ha prodotto il risultato che ci si aspettava o che qualcuno avrebbe voluto che non fosse prodotto, e poi l'uso effettivo e il bombardamento. Non voglio entrare nella questione che comunque coinvolge, ma molto marginalmente in realtà, i fisici, perché a quel punto tutta la vexata questione su cui ancora gli storici litigano, sulle motivazioni dell'uso effettivo delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, perché sono state fatte, era necessario farlo, c'erano possibili alternative, è una storia su cui ancora la storiografia si divide, ci sono molte risposte e probabilmente c'è del vero in
ciascuna di queste risposte, ma non voglio discutere questo problema, che è altro, anche se ovviamente intersecato con quello di cui ci stiamo occupando qui. E non voglio neanche, perché è impossibile naturalmente, citare la totalità delle numerose spiegazioni, giustificazioni, consolazioni che i partecipanti al progetto hanno dato una volta realizzato l'obiettivo finale, che è stato il bombardamento delle due città giapponesi. Vorrei introdurre ulteriori elementi di riflessione riportando, questo perché credo che siano meno note in realtà, i punti di vista a caldo espressi da tre personaggi, tre fisici italiani che non hanno partecipato al progetto, che dopo i tre fisici in questione sono Franco Rasetti, Giancarlo Vic e Edoardo Amaldi. Franco Rasetti è emigrato nel 1939, anche lui lascia l'Italia, va in Canada ed è universalmente citato come quasi l'unico caso, o comunque uno dei rarissimi casi, di fisici a cui fu proposto di partecipare al progetto e che rifiutarono fin dall'inizio. Giancarlo Vic è il teorico di formazione torinese pisana che poi a Roma aveva preso il posto di Enrico Fermi, che nel frattempo, come sappiamo, era emigrato negli Stati Uniti. Edoardo Amaldi è l'unico dei fisici del vecchio gruppo di Panisperna che è rimasto in Italia, che insieme a Vic in quel periodo cercava di tenere in vita quel tanto di ricerca che era possibile mantenere in vita in Roma durante la guerra. Un episodio interessante che riguarda Amaldi e Vic, di cui di nuovo non esiste documentazione, ma è del tutto ragionevole, visto, se uno va a guardare poi, diciamo, le pubblicazioni che escono dall'Istituto di Fisica di Roma in quel periodo, è che mentre fino al, diciamo, dall'inizio del 39 a metà del 1941 i fisici romani, in particolare appunto Amaldi, Vic, Mario Ageno ed altri, lavorano usando l'acceleratore della sanità a ricerche sulla fissione nucleare, quindi esattamente con intenti puramente di ricerca fondamentale, a maggio circa del 1941, questo racconta Amaldi nelle sue testimonianze, decidono di interrompere questo tipo di ricerche perché, per evitare la possibilità di essere poi reclutati, o che venga loro chiesto di partecipare, di usare le conoscenze acquisite nel corso di queste ricerche, per esempio in un progetto appunto ad uso militare. E Amaldi è molto esplicito nel dire: il nostro problema non era tanto uno scrupolo etico generale, era che non volevamo essere chiamati a lavorare su questa fisica da quella che noi consideravamo la parte sbagliata. Comunque sta di fatto che lo interrompono le ricerche sulla fissione. Vi leggo semplicemente queste due o tre passaggi, faccio in tempo credo, dalla corrispondenza che riprende dopo il 44, quando con la liberazione di Roma la corrispondenza fra Roma e gli Stati Uniti e il Canada può riprendere. Rasetti si confida con quelli che considera ancora le persone con cui ha voglia di parlare. Queste persone sono Vic e Enrico Persico, e nella corrispondenza con Vic dice delle cose durissime su quello che sta succedendo e che sta per succedere. Cito al volo, scrivendo a Giancarlo Vic: avrete sentito degli ultimi pervertimenti della fisica. Quello che ancora aggiunge tristezza, oltre all'orrore generale della cosa, è che a questo pervertimento hanno lavorato attivamente varie persone di conoscenza. Da molto tempo con queste persone non ho più alcuna corrispondenza e aggiungo che non ci tengo a riprenderla. Da certi indizi credo di capire che le stesse persone che hanno lavorato in quei problemi ora si trovano a disagio, ma se è così non hanno altro che quello che hanno meritato. E in un'altra corrispondenza, sempre con Giancarlo Vic, di pochi mesi successivi, i più imbecilli di tutto sono quei fisici i quali, dopo aver lavorato con tutta la loro energia per realizzare il più colossale massacro di tutti i tempi, ora versano lacrime di coccodrillo e piagnucolano sull'avvenire dell'umanità. E Rasetti non fa nomi e cognomi nelle lettere, ma è evidente che sono le persone di conoscenza. Sta parlando di Enrico Fermi, di Emilio Segre, di Bruno Rossi, gli amici, collaboratori e conoscenti che erano tutti a vario titolo e con varie responsabilità coinvolti nel progetto Manhattan.
Altrettanto credo utile come spunto di riflessione sono le risposte di Giancarlo Vic a Rasetti. Scusate. Dove stai? Eccolo qua. Devo dire che anch'io, dovessi lavorare oggi in certi campi, non mi sentirei la coscienza completamente a posto. Non so però se avrei ragionato così 2 anni fa, quando la distruzione del nazismo non era poi così sicura. Spero perlomeno che tu non ti lasci trascinare dal pessimismo alla filosofia del tanto sono tutti uguali, che è la filosofia più demoralizzante che esista. Noi qui abbiamo potuto stabilire dei confronti piuttosto esatti e sappiamo che non è vero. E sempre rispondendo ad un'altra lettera di Rasetti, in sostanza non mi pare che siamo di fronte a un fatto nuovo. Tutta la guerra moderna è un'immensa applicazione della fisica e della chimica, e anche senza la bomba atomica aveva raggiunto già proporzioni intollerabili. Il problema di coscienza per lo scienziato si poneva già nello stesso modo. Evidentemente, poi parlando dei nostri amici che hanno partecipato al progetto, si sono presa una grossa responsabilità. Ma se non l'avessero fatto, non si sarebbero assunta una responsabilità altrettanto grande? Oggi sappiamo che gli altri non sarebbero comunque arrivati in tempo, ma questo non lo si poteva sapere prima. E chiudo, e poi se avanzano 30 secondi un'osservazione finale, chiudo citando una frase, un brano che a me piace molto, per il semplice motivo che è una confessione aperta ed esplicita fatta da uno che non aveva nessuna ragione di farla. Edoardo Amaldi non ha, per ovvi motivi, perché stava a Roma, partecipato durante la guerra ad alcun progetto di tipo militare, quindi poteva tranquillamente ignorare il problema e continuare a fare. Invece si è posto, come tutti naturalmente si sono posti la domanda, cosa avrei fatto io se mi fossi trovato in condizione di, e ha dato una risposta che, proprio perché non era tenuto a dare a nessuno, trovo comunque una risposta onesta e intellettualmente pregevole, e che poi può essere valutata. Ed è questo è contenuto in un manoscritto che Amaldi ha scritto in anni successivi. Vado alla disposizione della conclusione. Io non mi sono trovato di fronte a questo drammatico dilemma, ma penso che se mi ci fossi trovato, dopo profonde e sofferte considerazioni su quale fosse il mio dovere morale di uomo invitato a decidere se collaborare alla difesa delle democrazie, intese allora in senso molto lato, o rinchiudermi nella mia sfera privata non facendo nulla per combattere la dittatura, avrei alla fine optato per la prima soluzione. Presa questa decisione iniziale non c'era più nulla da fare. E credo che, così come è ovvio che nelle lettere di Rasetti, anche se non si fanno nome, si parla di Fermi, di Segre e degli altri compagni, questa confessione di Amaldi è in qualche modo un'implicita risposta all'isolamento individualistico che si rinchiude nel proprio di Rasetti. Ultimissima cosa, se ho ancora 30 secondi, prendendo spunto da quell'osservazione di Giancarlo Vic che ho appena letto, quando dice che da un certo punto di vista non siamo di fronte a nulla di fondamentalmente nuovo, perché la guerra moderna è da tempo un'applicazione massiccia della fisica e della chimica alla produzione di armi di distruzione. Credo che una cosa che è fondamentale ricordare è prendere sul serio questa frase di Rasetti. Io tra l'altro toglierei anche la parola moderna, perché la guerra è sempre stata anche l'applicazione dello stato attuale del controllo sulla natura che la conoscenza ci ha messo in mano per inventare sistemi più efficaci di ammazzarci a vicenda, e questa cosa non nasce evidentemente con la fissione, anche se è ovvio che poi la bomba atomica crea uno scenario completamente inedito per tanti punti di vista. Ma una cosa che sarebbe utile ricordare è che non è nell'agosto del 45 che per la prima volta in un bombardamento viene scelta una città popolata da civili come obiettivo militare e decine di migliaia di civili vengono cancellati dalla faccia della terra. Questa cosa era diventata, se non la prassi, una pratica corrente in quel orrendo carnaio che è stata la Seconda Guerra Mondiale, teorizzata prima negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando l'aviazione e l'aeroplano sono diventati strumenti di guerra poderosi, praticata prima su piccola scala e poi su larga scala,
e non credo che dal punto di vista dell'impatto sulla responsabilità le decine di migliaia di bruciati vivi ad Amburgo o a Dresda da questo punto di vista facciano una differenza sostanziale. Credo che a questo in qualche modo si riferisse Giancarlo Vic, e si riferiva agli scienziati, perché non è che la bomba atomica è il frutto della ricerca scientifica mentre i carnai della guerra precedente non lo fossero. A progettare scientificamente il modo per sollevare la tempesta di fuoco in un bombardamento convenzionale c'erano le migliori intellettuali e scientifici di tutti i paesi belligeranti. A questo tipo di ricerche, che sono ricerche che riguardano l'idrodinamica, la termodinamica, la meccanica statistica, una serie di cose non tutto affatto che banali, ha partecipato, per fare un nome, un personaggio assolutamente di levatura scientifica e anche di levatura morale, vorrei dire, come Freeman Dyson, per esempio, che pure non è stato coinvolto nella produzione della bomba atomica. Quindi è vero, in un certo senso, e va presa sul serio, le metafore che molti fisici hanno costruito subito dopo Hiroshima, parlando della fine dell'età dell'innocenza, del fatto che i fisici hanno conosciuto il peccato, ma soltanto nel senso che, se mai c'era stata l'età dell'innocenza, l'innocenza era persa da tempo. È che dopo l'agosto del 45 è stato più difficile fingere che così non fosse, ed è diventato più urgente, per tutta una serie di motivi, quindi fare i conti con questa natura che è anche ambivalente del rapporto fra conoscenza e potere, conoscenza e applicazioni militari della medesima. Grazie. Grazie al professor Battimelli. Io preferirei ascoltare tutti quanti i relatori e poi dare la parola al pubblico per una serie di domande o per un eventuale dibattito. E quindi chiamo il professor Francesco Calogero. Il professor Francesco Calogero è professore emerito di fisica teorica dell'Università di Roma 1 La Sapienza, membro del Consiglio delle Conferenze PAGWASH, di cui è stato anche segretario generale, e anzi proprio in questa qualità nel 1995 ha personalmente ritirato il premio Nobel che venne assegnato, premio Nobel per la pace, che venne assegnato alle Conferenze PAGWASH dal suo fondatore Joseph Rotblat. Ed è membro del Consiglio Scientifico dell'USPID, l'Unione Scienziati per il Disarmo. Grazie, professore. Cosa devo fare? Non lo so. No, cioè, non posso star lì. Ecco, mi ha detto che saresti stata tu. Ah, io? È questo? Allora, questo è il titolo, e Enza ha già detto chi sono io, quindi posso passare avanti. E beh, prima di cominciare a parlare vorrei dire che la prima parte del mio intervento è stata da me scritta prevedendo anche di avere degli studenti, addirittura magari liceali, quindi per qualcuno di voi saranno delle cose veramente molto, molto elementari. Così devo fare. Questo è il sommario, parlerò delle armi nucleari, il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la situazione attuale, le dottrine strategiche, l'idea della dissuasione, poi l'editoriale di Schultz, Perrin, Kissinger e Nann, il discorso del presidente Obama a Praga nel 2009, il rischio di terrorismo nucleare, il futuro, per saperne di più darò alcune referenze, e poi questa ultima parte, alcuni recenti sviluppi, probabilmente, eventualmente nel periodo delle discussioni, perché vorrei restare entro mezz'ora e anche meno, magari, per lasciare tempo a domande e risposte. Allora, le armi nucleari. La materia è composta da atomi
Gli atomi sono composti da un nucleo che a sua volta è composto da protoni e neutroni tenuti insieme dalle forze nucleari. Il nucleo è circondato da una nuvola di elettroni legati al nucleo da forze elettrostatiche. I nuclei hanno carica elettrica positiva, gli elettroni negativa. Le molecole sono composte da più atomi tenuti insieme da forze elettrostatiche connesse alle interazioni delle nuvole elettroniche che circondano il nucleo degli atomi. Le energie che si liberano in reazioni chimiche, quali le esplosioni, per esempio di tritolo, sono associate a riarrangiamenti di tali nuvole elettroniche. Le reazioni nucleari sono invece associate a riarrangiamenti della struttura dei nuclei atomici e le energie in gioco sono in tal caso milioni di volte maggiori, l'aveva già detto Gianni. Pertanto, la energia liberata in esplosioni nucleari si misura in chilotoni e megatoni. Un chilotone è l'energia equivalente a quella che si libererebbe nella esplosione di 1000 tonnellate, cioè 1 milione di chilogrammi di tritolo, e un megatone è l'energia equivalente a quella che si libererebbe nell'esplosione di 1 milione di tonnellate, cioè 1 miliardo di chilogrammi di tritolo. Le bombe cosiddette atomiche che hanno distrutto Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 agosto 1945, hanno liberato un'energia di circa una decina di chilotoni. Sono le uniche esplosioni belliche di armi nucleari. Molte altre esplosioni di armi nucleari sono state compiute, tutte salvo una successivamente, a scopo sperimentale. La maggiore di tali esplosioni, compiuta nell'alta atmosfera dall'Unione Sovietica il 30 ottobre del 61, ha liberato un'energia di oltre 50 megatoni, cioè migliaia di volte maggiore di quella delle bombe che hanno distrutto Hiroshima e Nagasaki. I tre principali effetti di un'esplosione nucleare sono l'onda d'urto, l'effetto termico e la radioattività, immediata e successiva, il cosiddetto fallout. Conclusione, una guerra nucleare sarebbe una catastrofe immane. Se coinvolgesse larga parte degli arsenali nucleari esistenti, potrebbe perfino comportare la fine di Homo sapiens. Il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, NPT, Non Proliferation Treaty. Dopo Hiroshima e Nagasaki e nel contesto della cosiddetta guerra fredda, ha avuto luogo una corsa al riarmo nucleare. La prima esplosione nucleare sperimentale sovietica è del 1949. Seguono l'Inghilterra nel 1952, la Francia nel 1960 e la Cina nel 1964. Nel 1962 l'Unione Sovietica inizia clandestinamente ad installare missili con testate nucleari nella Cuba di Castro. Quando gli Stati Uniti, presidente John Kennedy, se ne accorgono, ne nasce la cosiddetta crisi di Cuba, ottobre 1962, che porta il mondo sull'orlo di una catastrofica guerra nucleare. Stati Uniti ed Unione Sovietica posseggono già enormi arsenali nucleari nel 62. La crisi viene superata, ma nel frattempo rischia di innescarsi nel mondo una rincorsa di molti paesi all'acquisizione di propri arsenali nucleari. Il trattato di non per contrastare questo catastrofico processo viene concluso nel 1968 il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari. In inglese è NPT, Non Proliferation Treaty, in Italia qualche volta si dice TNP, Trattato di Non Proliferazione. Il Trattato di Non Proliferazione divide tutti gli stati del mondo in due categorie. Da un lato 5 stati cosiddetti militarmente nucleari, che sono Stati Uniti, Unione Sovietica, Inghilterra, Francia e Cina, e dall'altro tutti gli altri. Il Trattato di Non Proliferazione prevede che i 5 stati militarmente nucleari, che fra l'altro coincidono con i 5 membri permanenti con diritto di veto del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non diffondano le loro armi nucleari ad altri stati e negozino, in buona fede, un trattato di totale messa al bando di tali armi, comprese le proprie, e di disarmo generale e completo, senza però alcuna scadenza temporale per questa trattativa.
I paesi militarmente non nucleari, aderendo al trattato di non proliferazione, si impegnano a non acquisire armi nucleari e ad accettare delle verifiche internazionali sulle loro attività nucleari a scopo pacifico che certifichino il loro rispetto di tale impegno. Il diritto di ogni Stato a perseguire tali attività nucleari pacifiche, quali la produzione di energia elettrica e di isotopi radioattivi per uso medico mediante reattori nucleari, è inoltre esplicitamente sancito dal Trattato di non proliferazione. L'adesione al Trattato di non proliferazione mediante firma e ratifica è naturalmente volontaria, con la possibilità di ritirarsi nel caso di circostanze eccezionali per i paesi che hanno firmato. La situazione attuale. Inizialmente solo 3 stati militarmente nucleari aderirono al trattato di non proliferazione. La Francia di De Gaulle e la Cina di Mao erano contrari. Ed anche molti altri stati erano contrari. L'Italia firma nel 1969 e ratifica solo dopo 6 anni, nel 1975. Ma in prosieguo di tempo l'adesione al trattato di non proliferazione è quasi universale. Oggi solo 3 paesi ne restano fuori, India, Pakistan ed Israele, che nel frattempo si sono dotati a loro volta di un proprio armamento nucleare. La Corea del Nord è un caso speciale di cui potremo parlare a parte se a qualcuno interessa. Il trattato di non proliferazione non ha alcun limite di scadenza. Prevede ogni 5 anni una conferenza di rassegna, Review Conference. L'ultima si è svolta a New York in sede ONU dal 27 aprile al 22 maggio del 2015, pochi mesi fa, e si è conclusa senza una votazione finale condivisa, a differenza dalla precedente nel 2010. In tale sede molti stati militarmente non nucleari hanno accusato gli stati militarmente nucleari di non procedere verso la totale eliminazione delle armi nucleari. Maggiori colpevoli, tra virgolette, sono le 2 superpotenze nucleari, cioè gli Stati Uniti e la Russia, che posseggono la stragrande maggioranza, oltre il 90%, delle armi nucleari oggi esistenti. In effetti, dopo la insensata, spropositata accumulazione di armi nucleari che ha caratterizzato l'epoca della Guerra Fredda, le 2 superpotenze nucleari hanno concluso una serie di accordi di controllo degli armamenti nucleari ed hanno effettuato in tali contesti grandi riduzioni dei loro armamenti nucleari. Ma gli arsenali che restano sono ancora enormi, molte migliaia di armi nucleari e loro vettori. E le dottrine strategiche non prevedono una loro eventuale eliminazione, anzi, grandi investimenti nella loro cosiddetta modernizzazione. Inoltre, una serie di impegni presi nell'ultima rassegna del Trattato di non proliferazione 5 anni fa non sono stati implementati. Per esempio, l'organizzazione di una conferenza internazionale per verificare la possibilità di realizzare in Medio Oriente una zona libera da armi di distruzione di massa, cioè nucleari, chimiche, biologiche e batteriologiche. A questo proposito è anche il caso di ricordare che, sinergisticamente con il Trattato di non proliferazione, esistono diverse zone libere dalle armi nucleari che coprono larga parte del globo, compreso l'intero emisfero meridionale. Per capire le dottrine strategiche, l'idea della dissuasione, per capire qualcosa delle discussioni e decisioni relative allo sviluppo, schieramento, riduzioni, accordi, controlli delle armi nucleari, occorre tenere presente che l'idea fondamentale che sottende alla loro esistenza è che le armi nucleari servano a dissuadere un antagonista dal compiere certe azioni. Per esempio un attacco con armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, chimiche, biologiche, batteriologiche, o anche con armi convenzionali. Ma queste argomentazioni tendono ad essere assai bizantine e non è quindi il caso di imbarcarsi in questa sede in siffatte disquisizioni. Fondamento di questa problematica è il fatto che tali armi sono state usate in un contesto bellico solo a Hiroshima e Nagasaki, 70 anni fa, mai più dopo di allora. Questo ha comportato l'emergenza di un vero e proprio tabù a proposito di ogni impiego bellico di tali armi. Sicché si potrebbe perfino sostenere che viviamo già ora in un mondo libero dalle armi nucleari.
Ci sono, ma nessuno può davvero pensare di usarle. Questa idea è peraltro vigorosamente contraddetta da chi, compresi tutti coloro i cui stipendi dipendono dai fondi destinati alle armi nucleari, sostiene la necessità di continuare a dotarsi di enormi arsenali nucleari, spendendo a tal fine enormi somme che sottraggono risorse ad altri possibili impieghi. Questo naturalmente negli 8 paesi che dispongono di armi nucleari. Compresa l'acquisizione di armi convenzionali, la cui utilità è viceversa certificata dal loro effettivo continuo impiego. È per questo motivo che va facendosi strada anche fra molti militari nei paesi militarmente nucleari l'idea che le spese per armi nucleari siano inutili o quantomeno eccessive, e dunque una certa simpatia per una transizione verso un mondo libero dalle armi nucleari fra i militari. Comunque l'argomento più valido per desiderare tale transizione è il fatto che, ove mai gli arsenali nucleari tuttora esistenti venissero davvero impiegati in un contesto bellico, le conseguenze per la nostra civiltà sarebbero devastanti. Il resto di questa mia presentazione sarà dedicato alla prospettiva che una tale transizione a un mondo senza armi nucleari si verifichi presto o tardi. L'editoriale di Schulz, Perry, Kissinger e Nunn. Per molto tempo la transizione ad un mondo libero dalle armi nucleari è stata considerata da tutti quelli che contano nulla più che un'ingenua utopia. Ma 8 anni fa un editoriale intitolato virgolette, "Un mondo libero dalle armi nucleari", chiuse le virgolette, pubblicato su un quotidiano americano non certo noto per sue tendenze utopistiche, cioè il Wall Street Journal, 4 gennaio del 2007, fece sensazione principalmente per i suoi autori, non certo aventi trascorsi pacifisti. George Shultz, ex ministro degli esteri del presidente Reagan, repubblicano, Bill Perry, ex ministro della difesa del presidente Clinton, democratico, Henry Kissinger, ex ministro degli esteri del presidente Nixon, repubblicano, Sam Nunn, ex presidente per moltissimi anni della Commissione del Senato americano degli Stati Uniti, che sovrintende alle questioni militari, democratico, quindi 2 democratici, 2 repubblicani. In tale articolo si sosteneva che il rischio di un conflitto nucleare era alla lunga troppo grande ed occorreva dunque adoperarsi per la transizione ad un mondo libero dalle armi nucleari. A questo intervento seguì in tutto il mondo una valanga di analoghe prese di posizione, spesso con un analogo gruppo di autori, un quartetto di eminenti uomini di Stato, 2 dei quali alla destra dello schieramento politico e 2 alla sinistra, e generalmente si trattava di individui ben lungi dall'avere un passato pacifista. Uno dei primi interventi di questo tipo ebbe luogo in Italia, nella forma di una lettera intitolata virgolette, "Per un mondo senza armi nucleari", chiuse le virgolette, di cui cito qui la parte finale e le firme, come apparse sul Corriere della Sera del 24 luglio 2008. Virgolette. L'Italia e l'Europa possono e debbono fare la loro parte per favorire il cammino verso la completa eliminazione delle armi nucleari. È chiaro che a tale esito si potrà pervenire solo con un impegno dei principali protagonisti, in primo luogo Stati Uniti e Russia e degli altri paesi militarmente nucleari. Ma la diffusione di un nuovo modo di pensare, di una nuova saggezza condivisa, è un passo fondamentale in questa direzione, cui anche l'Italia deve contribuire. Occorre che su questi temi, fondamentale per la stessa sopravvivenza dell'umanità, nonostante le legittime, anzi necessarie, contrapposizioni politiche, si riconosca un superiore comune interesse. Chiudo le virgolette. E le firme, così come apparivano sul Corriere della Sera, sono Massimo D'Alema, già Presidente del Consiglio, 1998-2000 e Ministro degli Esteri 2006-2008, Gianfranco Fini, già Ministro degli Esteri 2004-2006 e attuale Presidente della Camera dei Deputati, attuale in quel momento, Giorgio La Malfa, già Ministro degli Affari Europei 2005-2006, Arturo Parisi, meglio che bevo, già Ministro della Difesa 2006-2008,
E poi c'ero io come, diciamo, rappresentante della società civile. Vedete che due di questi uomini politici erano, almeno a quei tempi, a sinistra e due, almeno a quei tempi, a destra. Ed erano senza dubbio uomini politici molto rappresentativi in Italia, molto. Il discorso del presidente Obama a Praga, 5 aprile 2009. Il più importante intervento di questo tipo, cioè nella direzione di indicare la necessità della transizione o la desiderabilità della transizione a un mondo senza armi nucleari, è comunque stato quello del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, 5 aprile del 2009 a Praga. Ne cito un passaggio, e la citazione lì è scritta in inglese, ma io traduco in italiano. Quindi oggi, questo è Obama che parla, dichiaro chiaramente e con convinzione l'impegno dell'America a cercare la pace e sicurezza di un mondo senza armi nucleari. Applausi. Non sono ingenuo, questo obiettivo non sarà raggiunto rapidamente, forse non durante la mia vita. Richiederà pazienza e persistenza, ma ora dobbiamo ignorare le voci di quelli che ci dicono che il mondo non può cambiare. Dobbiamo insistere, sì, è possibile. Queste parole sembravano particolarmente significative, in quanto le ultime parole di questa citazione, "Yes, we can", sì, è possibile, erano state il principale slogan della sua vincente campagna elettorale. Sembrava insomma che quella della totale eliminazione delle armi nucleari fosse una, virgolette, idea il cui tempo è giunto, chiuserei virgolette, e come scrisse Victor Hugo, nulla è più potente di un'idea il cui tempo è giunto. Ma sfortunatamente negli anni successivi le cose non sono poi andate così. Gli anni successivi, cioè gli ultimi, diciamo, 5-6 anni. Negli Stati Uniti, principalmente per ragioni di politica interna, l'impegno di Obama in questa direzione si è scontrato con la feroce opposizione del Partito Repubblicano alla sua presidenza. E nel resto del mondo, per l'emergere di conflitti e, a mio parere, per errori di politica estera che sembrano farci tornare all'epoca della Guerra Fredda. Non di meno, questi sviluppi hanno comportato che da ora in poi la transizione ad un mondo senza armi nucleari, presumibilmente mediante un processo analogo a quello che ha portato alla totale eliminazione delle armi chimiche, vada considerata, grazie, come un concreto obiettivo politico piuttosto che un sogno utopico. E qui inserisco un'osservazione che è il rischio di terrorismo nucleare. Per molto tempo era opinione corrente che la costruzione di una bomba nucleare fosse un compito così difficile da essere realizzabile solo da uno Stato tecnologicamente avanzato. Ma con l'emergenza del terrorismo internazionale ci si è resi conto che anche un piccolo gruppo di terroristi, senza alcuna speciale competenza di fisica nucleare, sarebbe in grado di realizzare un ordigno nucleare esplosivo in grado di distruggere una grande città, causando milioni di morte, se disponesse della necessaria materia prima, cioè o uranio altamente arricchito nell'isotopo 235, il cosiddetto highly enriched uranium, che è il materiale più conveniente a tale scopo, o anche plutonio. Ciò anche perché vi è una grande differenza fra un'arma nucleare che deve essere attendibile, sicura e specialmente trasportabile, perciò adattata ad un opportuno vettore, ed un ordigno nucleare esplosivo che non deve essere attendibile o sicuro e che può essere costruito clandestinamente in un garage o appartamento nella città che si vuol distruggere. Naturalmente le materie prime per la costruzione di una bomba non sono in vendita, ma la differenza fra la quantità più che sufficiente per distruggere una grande città, un centinaio di chilogrammi, e gli enormi arsenali di questo materiale accumulati durante la Guerra Fredda ed ancora esistenti, ben oltre 1 milione di chilogrammi, è preoccupante. Questi materiali,
le cui maggiori quantità sono in Russia e negli Stati Uniti, dovrebbero essere ben protetti, ma questo non è completamente vero. Fortunatamente, e oso dire anche per merito del Pangwash, l'amministrazione Obama ha riconosciuto l'importanza di questo rischio ed ha organizzato una serie di incontri internazionali al massimo livello, cosiddetti Nuclear Security Summits, Washington 2010, Seoul 2012, L'Aia 2014, il prossimo, forse ultimo, sarà Washington nel 2016, per focalizzare l'attenzione di tutti gli stati che detengono materiali di questo tipo sulle procedure di sicurezza necessarie per garantire che non possano essere trafugati. Inoltre, oltre 500.000 di chilogrammi di highly enriched uranio, di uranio altamente arricchito russo, sono stati eliminati grazie ad un accordo ventennale stipulato nel 1993 e completato nel 2013 fra Russia e Stati Uniti, che ha comportato un introito per la Russia di una decina di miliardi di dollari ed ha fornito per una ventina d'anni circa la metà del combustibile delle centrali nucleari americane per la produzione di elettricità, contribuendo in tale periodo a circa il 10% dell'intero consumo di energia elettrica di tale paese. Ma purtroppo questo accordo non è stato rinnovato nel recente contesto di transizione nei rapporti fra Stati Uniti e Russia da una fase di cooperazione in questo campo ad una fase di generale contrapposizione, quasi un ritorno ad un regime di guerra fredda. Il futuro. Predire il futuro non è il mio forte. Nondimeno finisco esprimendo la mia opinione circa la prospettiva di completa eliminazione delle armi nucleari, lasciando a voi di giudicare se darò in tal modo prova di ottimismo o di pessimismo. A differenza da Obama, che ha detto forse non durante la mia vita, io, che sono molto più vecchio di lui, credo ancora, nonostante il peggioramento del clima internazionale degli ultimi tempi, ma un elemento positivo è il recente accordo circa il nucleare iraniano, che un mondo senza armi nucleari, o quantomeno un trattato universale che istituisce un regime di eliminazione verificata e scadenzata nel tempo di tutte le armi nucleari, analogo alla Convenzione sulle armi chimiche che ha realizzato la completa eliminazione di tali armi, io credo che potrebbe ben essere realizzato durante la mia vita, ma forse solo dopo una catastrofe nucleare. E a questo punto mi fermerei. Queste sono, per saperne di più, sono alcune referenze, e mi fermerei, anche se ho parlato meno di mezz'ora, e per dare più tempo... Grazie professore per essere stato nei tempi, anzi al di sotto dei tempi, perché questo poi appunto lascia lo spazio al relatore successivo e poi ci fa guadagnare tempo per il dibattito e le domande. È stato peraltro efficacissimo nell'esposizione. Grazie. E ora l'ultima relazione, Wolfgango Plastino, professore associato di fisica applicata nel Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi di Roma III, responsabile scientifico di Hermes, che è un progetto, mi sembra di capire, per lo studio della radioattività ambientale, e lavora presso i laboratori nazionali del Gran Sasso, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è coordinatore scientifico di VTEC. VTEC è un acronimo, ecco. Ne parlerò nella presentazione. Grazie. Ci farà una relazione su quelli che possono essere gli usi della fisica, le applicazioni della fisica proprio per il controllo effettivo di processi di disarmo nucleare, se ho ben capito, più o meno. Sui test, grazie. No. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori, quindi Comuni di Pisa, CISP, Pagvash e USPID, e ovviamente non ultimo VIS, la Scuola Normale, per darmi l'opportunità di introdurre queste attività che vengono svolte alle Nazioni Unite a Vienna nell'ambito del trattato di messa al bando dei test nucleari.
Nella mia presentazione ci saranno anche alcuni aspetti che ovviamente saranno forse più interessanti per i giovani, quindi ho cercato di fare una ricostruzione storica dei test nucleari e anche dell'impatto ambientale, l'effetto sulla salute prodotto da circa 2000 test nucleari. E poi appunto parlerò del regime di verifica del trattato di messa al bando dei test nucleari, del sistema di monitoraggio internazionale e se riuscirò anche a farvi vedere le applicazioni in uso nell'ambito civile e scientifico di questa rete mondiale di monitoraggio. E solo brevemente per introdurre questo trattato ho riportato cose che avete già sentito da Gianni e da Francesco, quindi diciamo alcune di queste le posso facilmente saltare per arrivare semplicemente ad evidenziare le date degli ultimi test nucleari, quindi sembrano tanti anni fa, ma sostanzialmente l'ultimo test nucleare, come potete vedere, che hanno fatto gli Stati Uniti è del 92 e l'ultimo test nucleare francese e cinese è del 1996. Successivamente si è aperta la negoziazione per questo trattato che ha questo acronimo CTBT, che è Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. È stato aperto per la firma al quartier generale di New York delle Nazioni Unite e diciamo, l'anno successivo è stato istituito a Vienna, l'altra sede delle Nazioni Unite, questo segretariato tecnico provvisorio. Perché il trattato, benché non è entrato in vigore, permette l'istituzione di questa componente di verifica in attesa appunto che venga poi, come si spera, firmato dagli Stati che sono elencati nell'annesso 2. L'Italia ha firmato questo trattato nel 96 e lo ha ratificato nel dicembre del 1998. Allora, una breve storia sui test nucleari. Questo istogramma sostanzialmente riporta il numero di test nucleari in i vari colori rappresentano i responsabili, cioè le nazioni che li hanno condotte, ma farò vedere, diciamo, sotto varie forme questa informazione. Quello che volevo evidenziare in questo caso è, se vedete, l'anno 1961, ci sono all'incirca 175 test nucleari, sostanzialmente uno, un giorno sì, un giorno no, c'è un test nucleare. Quindi per dare valenza a, diciamo, a questa forse rappresentazione fredda di quanto accaduto nel passato, adesso vi faccio vedere questa animazione, era appunto più che altro per, diciamo, per la parte più giovane, adesso forse l'audio non funzionerà, in alto è rappresentato il numero già di eventi che ciascuna delle nazioni hanno condotto e in alto a destra è il mese, quindi in questo momento è un fermo immagine d'agosto del 1961. In basso a destra sono già stati effettuati 304 test nucleari. Adesso faccio vedere l'animazione di un anno per dare proprio, come dire, contezza di cosa avveniva e dove. Se parte l'animazione, no, mi è saltata l'animazione. Questo è il test site del Nevada negli Stati Uniti. Siamo a luglio del 62. Anche qui, rispetto all'istogramma, è un'informazione che, diciamo, se vogliamo far vedere che cos'è un test nucleare, ho preso come esempio questo che è il test Baker fatto nell'atollo di Bikini. Questa è un'esplosione sott'acqua a circa 30 metri di profondità. Le navi che voi vedete intorno all'epicentro dell'esplosione venivano dislocate, in questo caso circa 100 navi tra corazzate, portiere sono state dislocate, ovviamente a raggi concentrici differenti, per stimare l'effetto, diciamo, sia dell'onda d'urto che dell'onda termica. All'interno di queste navi c'erano degli animali e si studiava sostanzialmente quanto era potente il tipo di esplosione. Questa esplosione che state vi farò vedere è di circa 23 kilotoni e il tipo di ordigno è lo stesso di quello sganciato su Nagasaki, cioè è lo stesso del Trinity Test, del primo test fatto da Longordo, cioè una bomba a implosione di plutonio. Ora vedete la massa d'acqua nebulizzata. Prendete come riferimento il
l'albero, diciamo, di quella nave, che è mediamente alto 30 metri, potete valutare quella massa d'acqua che ha un'altezza, diciamo, di 100 metri. E da qui potete osservare ovviamente la propagazione dell'onda d'orto. Quindi sostanzialmente quei numeri rappresentano quei flash sono alla fine test di queste potenze, di potenze variabili. Francesco ha citato il test più potente che è stato realizzato, è Novaya Zhmelia, sta in Siberia, di 50 megatoni, era un progetto per una bomba, era la Tsar Bomb, di 100 megatoni, poi è stato scalato a 50 megatoni. E qui è riportata la mappa dei siti dove sono stati effettuati i test nucleari, ovviamente c'è anche riferimento a, adesso non so perché non funziona, il laser, dove è il Giappone, vediamo se, a Hiroshima e Nagasaki. E qui ci sono alcuni nomi, quindi faccio vedere sempre lo stesso tipo di informazioni, nomi che poi sono diventati famosi, appunto come Bikini, Mururoa, l'isola Johnston e altri posti, l'Opnor, Semipalatinsk, che è uno dei test, una delle zone dove in Kazakistan sono stati fatti circa 300 test nucleari in atmosfera e poi successivamente sottoterra nelle montagne. Qui medesima informazione dividendola per nazione e per luogo, quindi come si può notare nella parte destra di questo istogramma sostanzialmente vediamo che l'area kazaka è stata fortemente stressata, perché vi farò vedere anche poi gli effetti, l'impatto ambientale di queste esplosioni nucleari, di questi test nucleari, e un'altra zona fortemente stressata è il Nevada, che era il nuclear test site degli Stati Uniti. E che cosa rappresenta, diciamo, dal punto di vista di contaminazione? Allora, sulla destra vedete, utilizzando come osservabile fisica la temperatura, la struttura della nostra atmosfera terrestre, i primi 12 chilometri, la troposfera, un'inversione termica, fortunatamente, perché così è una trappola per il vaporacqueo, che è la tropopausa, e la stratosfera. I colori in listogramma rappresentano l'impatto in ciascuna di queste zone dove si sono verificati i test nucleari per quanto riguarda la troposfera e la stratosfera. Comunque, quello che sostanzialmente questi colori rappresentano sono l'impatto dei test nucleari nei vari ambienti atmosferici e in che modo questo tipo di segnale poi per dinamica atmosferica si può trasferire e quindi determinare un tipo di contaminazione a livello globale, quindi non soltanto nel luogo in cui è effettuato il test. Sostanzialmente ancora oggi noi abbiamo ovviamente memoria di alcuni radionuclidi come il plutonio, che ha un tempo di emivita abbastanza lungo, e ogni qualvolta ci sono delle eruzioni vulcaniche che sostanzialmente passano quella zona di transizione dalla tropopausa, come quando uno mette la polvere sotto il tappeto, rimandano giù questo plutonio che si è accumulato nella stratosfera. L'ultima volta è successo con l'eruzione del vulcano islandese, che ha prodotto tanti danni, diciamo tanti problemi per l'aviazione civile, e sostanzialmente la nostra rete osservava dei segnali di plutonio, quindi poteva essere o un sospetto di qualche reattore malfunzionante o di qualche test nucleare. Poi alla fine quello che si è visto che era sostanzialmente qualcuno che aveva battuto questo tappeto polveroso, aveva fatto in modo che l'eruzione vulcanica, quindi il plume che era salito in stratosfera, aveva rimandato giù un po' di plutonio che si era accumulato. E qui in questa tabella sono riassunti, diciamo, numericamente i vari tipi di test nucleari in atmosfera underground. E quello che vi faccio notare è che ovviamente si è parlato, ho fatto vedere Francesco come unità di misura, chilotoni, megatoni, le esplosioni più potenti sono quelle atmosferiche, e un totale di 502 test sono stati svolti, diciamo, in atmosfera, successivamente ci si è spostati sottoterra dove sono stati realizzati un numero molto maggiore, ma in termini di potenza più bassi. Da fisici, se uno guarda i dati in ordinata, quella non è una dose particolarmente preoccupante, nel senso che se uno per esempio prende un aereo e fa un volo intercontinentale, cioè della durata di 6-7 ore, ha una dose maggiore.
Ovviamente questa è una media globale, quindi questo vuol semplicemente dire che sebbene quel numero non sia preoccupante, il grafico comunque vi dà una chiara evidenza da quello che vi ho fatto vedere che poi localmente, come è stato studiato nel Pacifico, ovviamente chi è interessato ho tanti dati, la contaminazione c'è stata e ancora oggi ovviamente abbiamo un chiaro segnale. Nel caso del trizio i test nucleari hanno aiutato noi perché ci permettono di datare le acque sotterranee e la circolazione oceanica, proprio perché si è arricchita l'atmosfera di questo radionuclide e quindi sostanzialmente abbiamo avuto la possibilità di rivelarlo in modo adeguato. Una memoria di questi test è questa mappa. Se oggi andate negli Stati Uniti, questo è il CES-137 che calpestate al suolo e questa prima mappa, così come altre cose vi farò vedere, evidenzia sostanzialmente i problemi che poi noi affrontiamo anche giornalmente per capire i fallout radioattivi. Cioè, mi spiego, nella sinistra è il Nevada ed era la zona fortemente stressata dei test nucleari, come vedete la parte che ha una contaminazione di cesio al suolo in becche sul metro quadro è la parte a destra. Questo evidenza chiaramente che noi abbiamo adottato Schengen per la libera circolazione, ma l'atmosfera ha adottato Schengen dalla nascita, nel senso che nelle equazioni di Navier-Stokes non ci sono ovviamente dei costrain geopolitici, ma la particella d'aria non deve presentare il passaporto e quindi segue le regole della fisica. E vi farò vedere e ripeterò diciamo, questo esempio anche dopo. Allora, dopo questa breve storia diciamo, dei test nucleari, vi faccio vedere come funziona questo trattato dal punto di vista tecnico-scientifico. Sostanzialmente si basa su quattro colonne, la parte diciamo, di del sistema di monitoraggio internazionale sono stazioni che comprendono quattro tecniche, quella sismica, idroacustica, infrasonica e radionuclidica, connesse a un centro dati internazionale, l'IDC, e un sistema ovviamente che in tempo reale trasmette dalle stazioni, la loro communication infrastructure, tutti i dati e vengono resi a disposizione delle autorità nazionali. Dopodiché, se c'è qualche sospetto, cioè se noi registriamo che cosa di anomalo, parte una parallelamente una procedura dove si può ovviamente chiedere allo Stato che sostanzialmente viene sospettato cosa è accaduto e se ci sono elementi probatori, nel senso che dal punto di vista tecnico-scientifico supportano ulteriormente questo sospetto, si può chiedere una ispezione in sito, questa che viene chiamata on-site inspection. L'ultima colonna diciamo, rappresenta per noi, per la parte scientifica, la possibilità di fare anche dei test, ovviamente non dei test nucleari. Quindi facciamo l'esempio delle esplosioni chimiche, quindi con del tritolo per calibrare e verificare se siamo in grado, come dire, quando si fa normalmente in una simulazione numerica con dati sintetici, se siamo in grado almeno di rivelare e caratterizzare ciò che noi abbiamo prodotto. Perché in sostanza è come dire, un'operazione di polizia. Se c'è stato un reato, c'è stato un delitto, noi dobbiamo essere pronti a andare sulla scena del delitto e ricostruire degli elementi sulla scena del delitto, tutte le possibili informazioni che poi ricostruiscono la responsabilità di quel delitto. È un trattato che ovviamente ha aspetti scientifici, ma una chiara valenza di tipo legale. Quindi quello che qui faccio vedere in questa mappa, aggiornata ieri, ma non è cambiato niente oggi, rappresenta gli stati che hanno firmato e ratificato il trattato, gli stati che hanno firmato ma non ratificato il trattato, che sono quelli in celeste, e gli stati che non hanno ovviamente firmato e quindi tantomeno ratificato il trattato, che sono quelli in rosso. Fin tanto che, non so se si vede bene, alcuni di questi stati all'interno hanno un circoletto arancione, tipo gli Stati Uniti, o l'India, il Pakistan, gli stati sono nell'annesso 2 e obbligatoriamente devono ratificare il trattato per l'entrata in vigore del trattato stesso. Quindi al momento, come vedete, Stati Uniti e Cina lo hanno solo firmato, ma non ratificato. India, Pakistan e altri paesi non l'hanno nemmeno firmato, quindi fin tanto che questi stati, la Corea del Nord,
finché questi stati non firmeranno e ratificheranno, il trattato non entrerà mai in funzione. Però il trattato fortunatamente ha previsto la possibilità di realizzare questo PTS, e che vi andrò a descrivere. Allora, funziona, come vi dicevo, con delle stazioni dislocate sui due emisferi, che in tempo reale misurano degli osservabili, adesso che vi farò vedere, che via satellite trasmettono i dati a Vienna, all'International Data Center, e vengono resi disponibili alle autorità nazionali. La nostra autorità nazionale è il Ministero degli Affari Esteri, e ultimamente questo VDEC permette anche l'accesso alla comunità scientifica, previa autorizzazione su progetti scientifici, e quindi vuol dire che noi in tempo reale possiamo verificare, prendere dei dati, far girare dei modelli e scambiare nella comunità scientifica le interpretazioni di questi dati e i risultati. Allora, vi dicevo, è basato su quattro tecniche. Tre sono chiamate tre tecniche di forma d'onda, quindi sostanzialmente in relazione a un test nucleare possono solo fornire il primo sospetto, quello che noi chiamiamo trigger event, ma non possono discriminare se quel è un test nucleare o meno. Possono dire che c'è stata un'esplosione. Allora, la tecnica sismica, poi abbiamo una tecnica idroacustica, nel caso in cui questa esplosione avvenga ovviamente in un fluido, e la tecnica infrasonica. Allora, farò vedere uno per uno brevemente queste tecniche in forma tutto semplice, e poi la nostra abilità attuale nel poter rivelare un eventuale test, cioè qual è la nostra soglia minima e la nostra abilità, la nostra capacità di vederlo sul globo. Quello che in realtà può discriminare, farò vedere meglio questo grafico, quello che è la pistola fumante, e può dire sì, asserire, quindi fornire poi ai diplomatici e far partire l'altro iter, c'è stato un test nucleare, ovviamente è un marker radionuclidico, utilizzando o del particolato o, nel caso specifico, vi farò vedere dei gas nobili, lo xenon. Allora, se i test io li conduco negli ambienti che possono essere quello atmosferico, sotterraneo, sott'acqua, ognuno di questi, come vedete, genera diversi tipi di segnali, nel caso atmosferico un'onda infrasonica, nel caso sotterraneo un'onda sismica, nel caso sottomarino un'onda idroacustica. E quindi qui viene riprodotto semplicemente il fatto che sicuramente se c'è un rilascio di radionuclidi, che poi è quello che a me interessa in modo particolare, potrò eventualmente discriminare se il test è venuto o meno, ma dovrò anche tener conto delle sorgenti di rumore, perché devo essere sicuro quando faccio un'affermazione se c'è stato un test o meno, perché nel caso contrario poi ci sono ovviamente le sanzioni dello Stato ispezionato nei confronti di chi ha chiesto l'ispezione. Questa è la dislocazione della rete mondiale, è l'unica rete mondiale esistente di monitoraggio ambientale, di fatto, che poteva nascere sotto l'ombrello delle Nazioni Unite, perché, come potete ben immaginare, qui sono rappresentati anche paesi che non hanno rapporti diplomatici o sono addirittura in guerra, però mettono insieme questa informazione e questi dati. E con i vari colori sono indicate le stazioni sismiche primarie e ausiliarie, poi in colore blu è l'idroacustica, e poi abbiamo le stazioni radionucleidiche in marrone. E la sismica come fa a discriminare un'esplosione? Un terremoto mediamente è un meccanismo che chiamiamo di doppia coppia, quindi un moto relativo tra due porzioni che a seguito di una frattura dislocano, si spostano, e nel caso di una esplosione la sorgente invece è puramente radiale, quindi sostanzialmente avremo una differenza di aria, perché un'esplosione sicuramente ha una dimensione molto più piccola di un terremoto, genererà anche diversi tipi di onde, in particolare le esplosioni non generano onde superficiali, e avremo sostanzialmente anche un differente contenuto spettrale nel segnale. Oggi che siamo in grado di poter fare delle registrazioni digitali, nella parte di sinistra vedete che sostanzialmente negli ultimi due rettangolini neri mancano le onde superficiali, che sono quelle indicate sotto. Per farla breve, un'onda di Rayleigh si può spiegare come un tapirulan che funziona male, quindi
il tapirulan è quello che vi permette di muovervi tranquillamente, di traslare. Immaginate che un malfunzionamento, invece di dire un'ellisse retrograda, inizia a sobbalzare, ed è quello che tipicamente quando c'è un terremoto facilita la vostra perdita di equilibrio, perché vi sposta in avanti e indietro, contemporaneamente con l'onda di lavo che vi sposta a destra e a sinistra, e quindi è la perdita, diciamo, di equilibrio sicuro se il terremoto è abbastanza forte. Quindi a sinistra vedete un'esplosione, a destra vedete un terremoto ordinario, proprio perché a destra si vedono queste code che sono le onde superficiali che nel caso delle esplosioni non vengono generate. Questa è la nostra abilità attuale, cioè questa mappa dice se avviene un test nucleare che produce un terremoto equivalente di magnitudo, di volume, MB, M-body. Le onde di volume sono quelle, sono le onde di compressione, quelle che si propagano in questo modo, compressione e dilatazione, nella stessa direzione di propagazione dell'onda, e le onde trasversali, quelle si muovono in quest'altro modo. Qui vi dice sostanzialmente che noi siamo abili, se avviene un test e questo produce un sisma di quella magnitudo, a poterlo rivelare. Ovviamente se è più piccolo non siamo in grado di vederlo. Questo dipende dalla densità delle stazioni sismiche. Oggi non ci sono altre migliorie, diciamo, tecnologiche. Immaginate che nel 1980, quando c'è stato il terremoto di Ripigna qui in Italia, avevamo 12 stazioni sismiche, l'epicentro fu sbagliato di 50-60 km, perché poche stazioni non vincolano bene l'epicentro e ancor più il meccanismo focale. Quindi più diventa densa questa rete sismica, più ovviamente si abbassa quel valore. Dal punto di vista idroacustico, l'idroacustico sostanzialmente che utilizza questa particolarità dell'oceano. All'interno dell'oceano esiste un sofar channel, cioè una specie di galleria all'interno del quale il suono si propaga con pochissime, diciamo, attenuazioni. Vi farò vedere anche sentire un esempio. Anzi, in realtà non lo sentite perché qui l'acustica è stata una... Provo adesso a rimetterlo per il rumore. Adesso lo faccio sentire. Allora, il sofar channel mediamente è posizionato a 1 chilometro di profondità, varia da parti a parti dell'oceano perché dipende dalla densità, ma è un'ottima guida d'onda, quindi all'interno di questa regione sono dislocati diversi idrofoni, cioè dei microfoni, dei sensori sensibili a variazioni di pressione. E questa è la registrazione del terremoto del 2011, che è avvenuto dove c'è la stellina, è però registrato a 800 km di distanza nelle isole Leotine. Nella prima parte sentirete il terremoto che si propaga nella crosta, e dopo circa un'ora, perché un'onda di tsunami viaggia a 800 km orari, sentirete l'onda di tsunami che arriva e che manda ovviamente in saturazione il segnale. È stata di diverse centinaia di chilometri, quindi è un terremoto. Ecco, dopo circa un'ora. Grazie a questi sensori, questa è la mappa che invece rappresenta la nostra abilità se un test viene condotto nell'oceano, quindi in un ambiente acquatico. Quindi il colore blu dice che saremmo in grado di poter vedere anche un test con una 10 kg e ovviamente fino a un chilotone. La parte infrasonica sono dei sensori sensibili ovviamente alle variazioni di pressione nell'atmosfera, e sono utili sia per i test atmosferici, che difficilmente credo verranno fatti, ma li utilizziamo anche se il test viene fatto in montagna, perché adesso se uno fa un test in montagna quello che succede è che la parte elastica delle onde si disaccoppia con il terreno, ma la montagna risuona come una campana.
si chiama effetto Bell, quindi dissipa l'energia elastica verso l'esterno e quindi si propaga nuovamente in atmosfera, sono anche piccoli segnali, noi riusciamo a vederli. Prima di farvi vedere la nostra abilità e la mappa mondiale, permettetemi di ricordare un'opportunità sempre per me, la missione Space Shuttle Columbia. Questo è lo Space Shuttle che si disintegrò al rientro in atmosfera l'1 febbraio del 2003, e questo è il segnale che registrarono le stazioni infrasoniche a seguito purtroppo di questo disastro. Sulla sinistra vedete due mappe, sempre colorate, che vi danno indicazione dell'abilità, quindi delle soglie di detezione di un eventuale test nucleare. Sono due perché dipendono dai modelli di propagazione ovviamente del suono in atmosfera che a loro volta dipendono dalle condizioni termodinamiche, delle condizioni fisiche atmosferiche. Sono basate sui modelli uno americano e uno dell'ICWMF europeo. Anche qui saremmo in grado di vedere dai 10 kg fino al chilotone e ovviamente più. La parte più ovviamente interessante che ci permette di discriminare questo test nucleare, come vi dicevo, è la parte radionuclidica, quindi lasciando le forme d'onda, la parte radionuclidica è sostanzialmente legata al fatto che, benché ci sia del rumore legato ai reattori nucleari, attraverso i rapporti isotopici, in caso specifico lo xenon, riusciamo a discriminare se il segnale proviene da un test o da una centrale nucleare. Il motivo è molto semplice, perché un reattore utilizza dei neutroni lenti e invece nel caso di un nuclear device, di un ordigno nucleare, invece abbiamo a che fare con neutroni veloci, quindi i prodotti di attivazione e di fissione sono differenti. Come funziona il sistema? Se qualcuno fa un test nucleare, ovviamente ci deve essere un rilascio del radionuclide, altrimenti io non vedrò mai niente. Deve essere trasportato dall'atmosfera, deve essere rivelato da qualche stazione dislocata nei due emisferi, e poi a destra e a sinistra vedete il particolato e i gas nobili. Per quanto riguarda il particolato, viene campionato una volta al giorno, i gas nobili due volte al giorno. Si aspetta il tempo di decadimento legato ai radionuclidi naturali, quindi tipo il radon, si acquisisce per uno giorno, e sostanzialmente a valle di questa catena di misura, il ritardo è, nel caso del particolato, 3 giorni, e nel caso dei gas nobili 2. Questi dati vengono trasmessi tramite Global Communication Infrastructure a Vienna, all'IDC, e disponibili per i National Data Center. Quindi dipende dalle condizioni meteorologiche, i tempi possono variare dai 2 ai 14 giorni dal momento in cui c'è un test nucleare. Questo diventa importante perché significa che alcuni radionuclidi che hanno un'emivita, un tempo di dimezzamento molto breve, di poche ore o di giorni, ovviamente noi li perdiamo. Il problema dal punto di vista della soluzione fisica e numerica non è semplice. Quindi se prendiamo un'esplosione nucleare, che è la prima colonna, quella in rosso, e immaginiamo un'esplosione di un chilotone di TNT equivalente, questa rilascia in termini di xeno circa 10 alla 16 becquerel. Se immaginiamo uno scenario di una perdita del 10%, vuol significare che noi dovremmo essere in grado di vedere questo segnale però all'interno di un rumore che è rappresentato dalle factory, cioè dalle industrie che producono radiofarmaci, che poi in realtà inquinano più delle centrali nucleari, che emettono circa 10 alla 12 becquerel al giorno. Poi abbiamo circa 200 centrali nucleari, 430 reattori, che emettono circa 10 alla 10 becquerel al giorno di xenon. Poi abbiamo delle altre serie che sono molto piccole e irregolari, che vanno ovviamente dagli ospedali al riprocessamento nucleare, di fuel nucleare. Questa animazione vi dà un'informazione dello xenon in millibecquerel sul metro cubo, giusto per far vedere che benché noi non abbiamo reattori nucleari, sempre per Schengen, respiriamo quello dei reattori che ci circondano. I pallini blu sono i reattori, e Flyurs, che è indicato in nero, è la factory che produce molibdeno 99, quindi radiofarmaci in Europa. Diciamo che ce ne sono una per ogni continente.
Questa è la nostra abilità, se utilizziamo lo xenon, nel poter rivelare un test nucleare. Quindi la parte in rosso vi indica che se c'è un test nucleare e il segnale viene sostanzialmente trasportato in quella regione e rivelato da una di quelle stazioni che sono quei pallini neri, noi abbiamo il 100% e il colore blu rappresenta lo 0%. Questo è attualmente la copertura, il network coverage che noi stimiamo su Radio Xenon, che è intorno al 76%, quando l'obiettivo dovrebbe essere 95%. Quello che è un risultato è sostanzialmente ancora da raggiungere dal punto di vista della verifica del trattato, diventa positivo per la comunità scientifica, perché abbiamo fatto una tomografia, che quella fascia che voi vedete si chiama zona di convergenza intertropicale, che è una zona particolarmente interessante perché all'interno di quella zona si genera il Niño e tutta una serie di fenomeni che interessano ovviamente l'intero pianeta. Questo per introdurre il fatto che mentre noi ci alleniamo e continuiamo a lavorare a migliorare parte tecnica di simulazione numerica, questi stessi dati sono utili per la comunità scientifica, perché come vi dicevo è l'unico network esistente, per studiare in vari campi, in vari settori. Vi faccio vedere solo il numero di produzione scientifica, si va dalla biologia marina, dallo studio delle migrazioni delle balene, perché ovviamente gli idrofoni registrano dislocate negli oceani i passaggi delle balene, a tante e tante altre cose. Velocemente vi faccio vedere, nell'ambito dell'atmosfera possiamo studiare le eclissi solari perché determinano delle microvariazioni di pressione, le meteoriti, quindi possiamo tracciare piccoli oggetti che entrano ovviamente in atmosfera, come si disintegrano, ricostruire la traiettoria. La struttura ovviamente del vento, aurore pulsanti, se ci spostiamo negli oceani possiamo studiare tutte le deformazioni microcrack degli iceberg, le balene come vi dicevo, le eruzioni vulcaniche sotterranee e onde sottomarine. Se andiamo a vedere lo studio della Terra solida con la rete mondiale sono stati fatti passi avanti anche nello studio della fisica di rottura, diciamo, di queste megatrust, quelli che hanno prodotto recentemente i terremoti di Sumatra o il terremoto in Giappone. Per quanto riguarda la radioattività ambientale, di fatto, volente o nolente, controlliamo i reattori nucleari, quindi tutti i loro fallout, accidentali o meno, così come le industrie che producono radiofarmaci, fino anche, diciamo, gli incendi delle foreste. Ovviamente questa rete è stata fondamentale quando c'è stato l'incidente di Fukushima, perché ha permesso di dare gli early warning e a ricostruire nell'immediato tutti i possibili impatti legati ai rilasci, diciamo, dalla centrale nucleare di Fukushima. Quindi vorrei terminare con questa frase del segretario generale di Ban Ki-moon. Come vi ho detto, questo è un trattato che non è entrato in funzione, permette l'esistenza di questo segretariato tecnico provvisorio, ma nel frattempo già è utile, diciamo, alla popolazione mondiale. Infatti la rete degli idrofoni fa parte dell'early warning system degli tsunami, quindi dà l'allerta nel caso appunto di eventi sismici sottomarini. Non abbiamo, diciamo, avevo premura di leggere questo perché ovviamente noi continuiamo in memoria e soprattutto rispettando quanto scritto nel memoriale della pace di Hiroshima, cioè che appunto questo errore non dovrà essere più ripetuto. Grazie per l'attenzione. Grazie, devo dire che oggi a pranzo avevo espresso il dispiacere per non essere riuscita insieme a tutti gli altri a organizzare qualcosa che riguardasse gli effetti sull'ambiente, l'impatto sull'ambiente, eccetera. Invece il mio desiderio espresso a pranzo è stato esaurito all'ora del tè. E, no, rimani qui. E chiedo al professor Calogero, al professor Battimelli di venire qui, se prendiamo anche due sedie, e quindi domande, curiosità, richieste da parte del pubblico. Abbiamo un po' di tempo per la discussione. Allora, Francesco si è prenotato subito, Francesco Lenci, Tonino Drago, altri già che si prenotano. Allora, cominciamo, non so se c'è un microfono.
Grazie. Grazie. Gianni Battimelli ha ricordato la decisione di Joe Rotblat nel dicembre del 1944 di lasciare il progetto Manhattan, perché era chiaro che la Germania non sarebbe mai riuscita a dotarsi di armi di distruzione di massa. Volevo ricordare un'altra cosa di Rotblat, che si unisce un po' a quelle dichiarazioni che Gianni ci ha letto alla fine e che è anche un'indicazione, secondo me, operativa per tutti noi. Nell'agosto dell'85 Rotblat scrisse un articolo sul Bulletin of Atomic Scientists e in un passo chiave, più o meno testualmente, diceva: dopo 40 anni io non sono sicuro che non commetterei esattamente gli stessi errori. Io non sono un pacifista perfetto, è Rotblat che scriveva. E c'è un'unica certezza per cercare di evitare questi errori, prevenirli. Cioè fare in modo che non si creino mai quelle condizioni perché si debba fare delle scelte che possono essere delle scelte dolorose, delle scelte difficili, ma che a volte debbono essere fatte. Allora, la prevenzione permette anche di non doversi trovare a scegliere se collaborare o non collaborare. E se ci guardiamo intorno di esempi di prevenzione mancata e che hanno portato poi a delle situazioni devastanti per la sicurezza e la pace nel mondo, ne troviamo numerosissime. Basti pensare all'appoggio dato dai paesi occidentali all'Iraq nella guerra contro l'Iran, per poi scoprire che era una dittatura, quella di Saddam Hussein, sanguinaria e feroce. Grazie. Grazie, sono Antonino Drago, ho insegnato storia della fisica all'Università di Napoli e insegnato non violenza qui al corso di Scienze per la Pace di Pisa. Si è parlato con la signora Tanaka e con il professor Battimelli degli eventi sui quali i fisici hanno una coscienza lacerata, si può dire, comunque dolorosa. E questi avvenimenti tuttora ci pesano come fisici e a me piace, se mi permettete, leggere delle parole che dice Charles Schwarz, che è professore emerito all'Università di Berkeley, a proposito di questi temi. Si fa veramente troppo poco per introdurre nei normali curriculi di studio questi problemi scottanti sull'uso finale della nostra scienza. Quando capita che qualcuno lo fa, nelle aule e nelle riunioni accademiche è svalutato come un fisico che è uscito da seminato. I temi di cui parlo sono controversi e dolorosi, ma cercare di evitarli non li rende meno reali. Infatti il nostro silenzio significa acquiescenza, se non consenso, ai progetti militari sulla nostra scienza. La mia idea è che dovremmo avere più voglia di discutere e studiare questi problemi. In qualsiasi momento li incontreremo nel nostro lavoro e inoltre il Ministero della Difesa dovrebbe utilmente programmare un seminario con esperti di qualsiasi parte per aiutarci a capire tutti gli aspetti del militarismo e del suo legame con la scienza. È un articolo di fondo su Physics Today di qualche anno fa. Ora, questo è un invito preciso a coinvolgerci nella nostra quotidianità dell'insegnamento e del lavoro universitario in modo tale che questi problemi non vengano ricordati solo in qualche occasione, ma che abbiano una presenza nei curriculi degli studenti. Ora, ricordo che nel 2003 l'UNESCO ha pubblicato un documento sull'etica
in cui raccomanda l'introduzione di insegnamenti di etica nei corsi universitari. E il Politecnico di Torino nel 2004 ha iniziato un corso di etica per ingegneri. Ecco, io vorrei lanciare la proposta che si possa pensare di proporre al Parlamento l'idea di introdurre dei corsi di etica a tutti i corsi di laurea scientifici, perché questo discorso di Hiroshima e Nagasaki è nella nostra storia. Non possiamo farne un episodio di discorso una volta ogni tanto. Deve far parte ormai della nostra storia perché appunto quel tabù di cui si parlava possa veramente realizzarsi nelle coscienze delle persone. Grazie. Tonino, puoi passare il microfono a Giorgio Gallo, per favore? Io mi viene in mente una citazione molto vecchia. Nel 1906, un libro peraltro uscito un poco dopo, di un romanziere americano, poi Griffith, il titolo è The Lord of Labor, immagina a un certo punto uno scienziato tedesco che va dal suo governo e dice: guardate, qui possiamo costruire un raggio di distruzione terribile che distrugge tutto e potremmo pensare con queste armi così potenti di eliminare la guerra, perché nessuno avrebbe poi il coraggio di pensare alla guerra in una situazione in cui ci sono armi così drammatiche. Il Kaiser gli risponde: certo, è molto interessante, però ho la sensazione che voi scienziati dovreste anche trovare un'altra invenzione, cioè come cambiare la natura umana. E in realtà c'è l'idea che la guerra è una natura umana. Molti anni più tardi, nel 42 mi sembra, posso sbagliare di un anno o due, un biologo, un antropologo fisico americano, Ashley Montague, scrive un bellissimo testo, un articolo contro la guerra, spiegando come la guerra in realtà, che tutti considerano, molti considerano, e fa una serie di citazioni, come un evento naturale o insito alla natura umana, è la più innaturale delle azioni e dei fatti che troviamo nella realtà. È veramente contraria alla natura umana, è la più diciamo tecnica artificiale che ci sia. Ecco, qui il problema però è come fare a prendere coscienza di questo. A me mi ha colpito molto, a me sempre molto affascinato da Rasetti, e certo è vero che poi Rasetti si trova isolato e sembra che faccia una scelta che è assolutamente sterile, poi si occuperà di fiori, cosa di questo genere, semmai. Però perché si trova isolato? Perché non pensare che possa in realtà non essere isolato? E qui entra un problema: che tipo di formazione viene fuori dalle nostre scuole, dalle nostre università? Io francamente nella mia vita universitaria molto lunga ormai ho trovato che prevalentemente c'è questa coscienza che la scienza è neutrale sostanzialmente, è un fatto tecnico bellissimo, affascinante, per cui io capisco, io stesso sono rimasto, cioè ho svolto delle ricerche seguito dalla, cioè spinto dal fascino della sfida, come dimostrare qualcosa, come trovare risultati, come fare vedere che si potessero ottenere delle cose che sembravano impossibili e improbabili. C'è questa sfida. Può essere completamente separata invece dal fatto che noi apparteniamo a un mondo, una realtà umana, un'umanità in generale, abbiamo una responsabilità enorme. Ma noi suggeriamo ai nostri studenti questo? No. Anzi, con le ultime vicende, diciamo, di riforma universitaria, siamo sempre diventati più tecnici, più isolati, più specialistici, più disciplinari. L'idea che si possa avere una visione più ampia manca. Io credo che in questo senso dobbiamo fare uno sforzo anche per fare collegamenti. Alla fine ho sentito cose interessantissime, ma mi è venuto il dubbio che un nucleare, prima è stato detto giustamente, ma guardate che a destra i danni sono stati non peggiori, non minori, diciamo, non minori di quelli che ha fatto poi e potrebbe fare una bomba nucleare, ma non c'è destra, c'è anche Tokyo, il bombardamento di Tokyo è stato più dannoso di quello di Hiroshima da molti punti di vista. Ebbene, dobbiamo collegare, ora noi parliamo di nucleare,
in un mondo in cui certo si cerca di fare trattati, Obama dice cose bellissime, però poi si fanno le guerre nella maniera più incredibile e nessuno si pone il problema di fare trattati di non proliferazione delle piccole armi. Certo, le mine ci si è riusciti, ma molto poco. Mi viene il dubbio che il nucleare non sia diventato un'arma di distruzione di massa, un'arma di distrazione di massa, nel senso che noi parliamo di nucleare, ma intanto nessuno si preoccupa degli acquisti degli F-35, per esempio, oppure del fatto che continuiamo a fare guerre continuamente. Ecco, diciamo, il senso del mio intervento, dovremmo riuscire a collegare di più, collegare la scienza che facciamo con l'etica, col senso del nostro essere umani, della vita, e i diversi discorsi anche con quello che poi facciamo realmente. A me colpisce il fatto che la firma di quella lettera, la prima firma è quella di D'Alema, che più o meno contemporaneamente, non mi ricordo la data, o dopo poco, avrebbe invece lanciato i bombardamenti sulla Jugoslavia. Questo deve fare pensare, punto. Lorenzo Bastida, in fondo. Chiedo scusa perché sono un intruso, mi occupo poco e male di poesia, quindi le mie domande saranno necessariamente troglodittiche in questo augusto consesso, diciamo. Ma tanto vorrei ringraziare tantissimo tutti voi e al professor Plastino, che ha parlato per ultimo, un ringraziamento specialissimo, perché sono informazioni fondamentali che vorrei pregarlo poi in privato di poter scambiare alcuni materiali che useremo nella campagna per l'abolizione delle armi e dei test. Al professor Battinelli, dal quale ho imparato moltissimo oggi, che ringrazio di cuore, mi sono appuntato mentre parlava 12 domande. Non... Ovviamente, ma perché sono... ne faccio un paio in cui mi pare che convergano un po' i vari argomenti. La prima, questa ansia di fare prima di Hitler nella produzione di questa arma indicibilmente inumana, che mi pare analoga per molti versi all'argomento spesso usato oggi, ma se ce l'avesse Bin Laden, se ce l'avesse Al-Qaeda, l'ISIS, ecco, distinguendo dunque fra democrazie, stati liberali più o meno legittimati a compiere qualsiasi atrocità nella guerra contro coloro i quali, viceversa, e questo è indubbiamente vero, stabiliscono regimi incivili laddove si affermano. E tuttavia, due, comprensibilissimo argomento nel contesto dell'epoca che lei ha eccellentemente ricostruito. E tuttavia, il 6 agosto del 45, come lei stesso ha ammesso, questo argomento non sussiste, giusto? Non sussiste più Hitler, si sa addirittura, insomma, tutto ciò che lei ha detto e che sappiamo. Quindi, rispetto all'uso di ciò che è stato prodotto, questo argomento è, così, è un non argomento. Mentre viceversa sollecita sulla natura stessa del nostro... prendo in prestito qui le parole di Günther Anders, un'arma dalle potenzialità distruttive così estese nello spazio, nel tempo, perché non so se lo sapessero allora, questa era una micro domanda che inserisco, se tutte le cose che il signor Plastico adesso ci ha, lo sapevano, in che misura lo sapevano, perché le citazioni che lei ha fatto si riferiscono alla potenza di fuoco, all'onda d'urto, all'esplosione, ma delle radiazioni, gli effetti che hanno, lo sapevano sì o no, ne hanno tenuto conto sì o no, questa è una domanda incisa. E l'argomento di Günther Anders è che non c'è proporzione possibile fra il mezzo che viene usato e qualsiasi fine, perché precludere alle generazioni future di nascere in condizioni genetiche fisiologiche è un... come si può, insomma, quale fine può essere, può giustificare questo tipo di mezzo? Punto interrogativo. E dunque il corollario,
Bertrand Russell, Leonardo Sciascia, cioè potrei fare una lunga lista di nomi. Il corollario è: cosa mai Hitler avrebbe potuto fare di diverso da Hiroshima? Avrebbe fatto la stessa cosa. Avrebbe selezionato una città da poter essere integralmente distrutta. Lei sa benissimo che hanno raccomandato alcuni fra gli scienziati: scegliete una città che abbia il più possibile di edifici in legno, in modo... Laddove Einstein e altri dicevano, vabbè, ma se si tratta di dimostrare la potenza, magari facciamo quello che oggi viene chiamato un test. Buttiamolo nel mare, facciamogli vedere quanto siamo potenti, questi si arrendono. Ma viceversa, cercate una città che non sia stata bombardata in precedenza, in modo che dopo possiamo studiare esattamente gli effetti di questo unico e definitivo bombardamento. Raccomandazione proveniente da uomini di scienza. E questo mi conduce alla domanda fondamentale, che è questa. Lei... veramente in modo chiarissimo presentato questa natura ambigua dell'incoercibile impulso scientifico ad andare avanti, a risolvere i problemi, mettendo, se non proprio in noncale, quantomeno in secondo piano, i risultati, gli effetti, i possibili, o quantomeno ha fatto l'esempio di comunisti, no? che collaboravano nel... ecco, quantomeno le proprie idee politiche e morali, diciamo, mettendole in secondo piano. La sfida intellettuale è tale che non si può sottrarsi. Questo mi pare non soltanto un divorzio tra intelletto e morale, ma un divorzio tra intelletto e ragione. Perché se gli effetti prevedibili sono la potenziale inabitabilità del pianeta Terra, eccetera, queste cose che... È ovviamente irrazionale questo pur splendido impulso, di tipo, insomma, abbia pazienza, ho fatto confusione, ma mi sono spiegato, no? Cosa, cioè fino a che punto però si fai può... Però la domanda. No, questo qui, la domanda è finita. Questo qui, cioè fino a che punto lei ritiene che gli scienziati possano, barra, debbono andare, quando si fermano? Questo impulso a risolvere il problema, in ogni caso, vale, lo dico provocatoriamente, anche per il dottore di Auschwitz, che fa gli esperimenti che lei sa, nel modo che lei sa, e che possono naturalmente essere utili per la conoscenza medica, oppure no? Ecco. Grazie. Sì, effettivamente sono una dozzina di domande condensate, quindi ora provo a dire alcune cose che spero siano pertinenti, non a rispondere alla domanda, perché oltretutto non ho la risposta. L'ho detto che non volevo entrare, ma visto che ci siamo, facciamolo, perché è una parte del problema, naturalmente. La scelta dell'uso, che è altra cosa è più della scelta di collaborare al progetto, no? Allora ci sono ovviamente, di nuovo, c'è un discorso più generale che possiamo fare più tranquillamente oggi a posteriori. Prima però vorrei provare a dire alcune altre cose sull'allora. È vero, l'ho detto, ed è vero, e in alcuni casi qualcuno ne ha tratto un certo tipo di conclusioni, che diciamo in un periodo che a seconda delle conoscenze che circolavano è comunque la prima metà del 45, si sa che i tedeschi non ce la fanno. Dunque, ragionamento a posteriori, se tenessimo conto solo di questa cosa, poiché non ci sono più le motivazioni che hanno spinto a fare questa cosa, fine. Però ce ne sono altre nel frattempo che sono intervenute e che pesano in modo diverso per ciascuno. Per esempio, per un cittadino americano il cui paese è in guerra col Giappone, la prospettiva che era quella che era nota non al presidente Truman, ma a chi lavorava allo Salamos, che per chiudere la guerra col Giappone sarebbe stato probabilmente necessaria l'invasione del Giappone e che questo sarebbe costato, una stima variabile, di qualche tra decina e centinaia di migliaia di vite americane, oltre che giapponesi, quindi non contano perché sono un nemico, ma comunque di ragazzi nostri, stiamo facendo la guerra, ragazzi. E allora andiamo avanti. Non serve più la motivazione originaria, ma forse... questa cosa che ormai stiamo riuscendo verosimilmente a concretizzare ci permetterà di chiudere più rapidamente una vicenda che comunque abbiamo già pagato e hanno già pagato con qualche centinaio di migliaia di morti. Un po' in più non fa tanta differenza. La dico così ed è orribile palesemente.
Però di nuovo lo dico così ed è orribile, perché penso che all'epoca di cui stiamo parlando, ripeterlo appunto, è stato già sottolineato, insomma, massacrare decine di migliaia di civili in una notte di bombardamenti era diventata il livello di imbarbarimento a cui era raggiunta la guerra, e quindi anche credo, ma non c'ero, però posso congetturarlo, di imbarbarimento delle coscienze. Diventa accettabile, pur sapendo che è orribile, mettere sul piatto della bilancia una cosa di questo genere a fronte della situazione in cui ci troviamo. E qualcuno tira... Dopodiché noi sappiamo che questa cosa, che è rimasta la versione ufficiale del motivo per cui sono state usate le bombe su Hiroshima e Nagasaki, è solo un pezzo e forse non il pezzo principale della risposta, perché dietro c'è altro che si discuteva tra Truman, il segretario di guerra, e le prospettive degli scenari strategici e diplomatici del dopoguerra, e il problema di presentarsi alle conferenze di pace con una parte potente in più nei confronti dell'Unione Sovietica, perché già tutto lo scenario del dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma queste cose appunto sono il problema storico generale del perché la bomba, le bombe tra l'altro, sono state usate, perché c'è anche la seconda domanda allora. Perché dopo Hiroshima anche Nagasaki, come è noto, credo, scusate, di nuovo non l'ho detto perché non c'era tempo di raccontare tutto, ma penso che molti sappiano che la comunità scientifica che lavorava al progetto si è divisa, e anche fortemente, quando si è trattato di decidere cosa fare. C'era per l'appunto chi sosteneva che, visto che la situazione era quella che era, la cosa migliore da fare fosse quella di dare una dimostrazione ai giapponesi del fatto che noi abbiamo questa potenzialità, e qualcun altro invece ha ritenuto di dover dare il proprio parere dicendo non vediamo alternativa all'uso diretto su un obiettivo che era stato selezionato con i criteri che ha ricordato, ma pur appunto come erano stati selezionati con gli stessi criteri Amburgo, Dresda, le città tedesche, Tokyo, naturalmente con le specificità del caso. Erano aggeggio, scusate il termine, ma il gadget era una cosa nuova. Quanto sapessero, cioè, è chiaro che sapevano che un aggeggio, una bomba atomica ha conseguenze di lunga durata diverse da quelle degli esplosivi convenzionali, però quanto, in che percentuale, come, credo che fosse ancora, e anche per questo, la selezione dell'obiettivo diventava significativa, perché doveva diventare, era al tempo stesso un laboratorio, è orribile, sto dicendo le cose orribili, ma questo era insomma un laboratorio per acquisire informazioni su una novità tecnologico-scientifica di cui non si conosceva tutta. È nota la storia che il giorno del test di Trinity c'era qualcuno che aveva ipotizzato che questa cosa potesse far scatenare una catastrofe a livello dell'atmosfera, e la cosa finiva lì, nel senso che finiva il laboratorio, non finiva la guerra, insomma. Quindi l'incertezza era anche abbastanza vasta sulle conseguenze di breve e di lungo termine di una cosa di questo genere, perché era per l'appunto. Dopodiché, invece, la domanda più generale è fino a dove? La risposta è che non lo so, perché evidentemente è un'interpretazione molto riduttiva di quello che possiamo chiamare principio di precauzione o qualunque altra cosa è portata alle estreme conseguenze, ha come conseguenza quella del dire non acquisiamo più nuova conoscenza, visto che non possiamo prevedere fino in fondo come questa nuova sarà utilizzata, e non mi sento evidentemente di condividerlo, insomma. Che non era molto diversa dalla polemica finale di Sciascia, che è stato menzionato. La polemica finale, scusate, stiamo andando appunto, sono venuti fuori tanti di quegli input che nella famosa disputa seguita alla pubblicazione del libro su Majorana, il dibattito successivo si chiuse con un articolo finale di Sciascia a cui qualcuno aveva risposto e la risposta non fu pubblicata sulla stampa, e le ultime righe di Sciascia sono testuali, adesso lo cito a memoria, ma se viviamo in un mondo da cani è anche
a causa della scienza, soprattutto a causa della scienza. Quello punto finale, e lì di nuovo è un punto di vista sul problema, insomma, l'eterna storia, il peccato originale, la conoscenza del peccato, Fausto e Mefistofele, quello che vi pareva, e la posizione di Sciascia, io francamente non mi sento di condividerla in questo senso. C'è un terreno, diciamo, la metterei così, tra la situazione ideale della ricerca assolutamente pura, disinteressata, quella ideale della deontologia professionale che non sa dove andrà a finire e quindi può ragionevolmente disinteressarsi degli esiti perché davvero sono imprevedibili, e quella viceversa direttamente applicata del dottor Mengele che fa gli esperimenti sulle cavi umane ad Auschwitz, perché c'è tutto uno spettro di grigi e di neri all'interno dei quali ognuno assume le proprie responsabilità, valutando se e quanto è ragionevole prevedere gli esiti e se e quanto quindi è lecito continuare a fare certe cose o meno. Sulla vicenda che ci interessa, mi sembra che è ovvio che in una situazione come quella, che dovremo appunto di tutti i contorni della guerra, in quelle circostanze, condotta in quel modo, dopo tutta la storia del Novecento, eccetera, i vincoli etici, individuali, che mettono dei freni a, sono ovviamente drammaticamente imbarbariti e si fanno cose che poi, come la storia dimostra, si può rimpiangere di aver fatto, decidere che forse non era il caso di fare, che non si sarebbero fatte in altre circostanze, ma questa è, e non credo che sia soltanto un problema della scienza o degli scienziati in quanto tali. Insomma, chi ha fatto la resistenza ha fatto cose orribili. Non è stata una bella cosa mettere le bombe agli angoli delle strade per ammazzare 30 ragazzi altoatesini a Via Rasella, no? Non è un bel gesto. Però c'è qualcuno che ha ritenuto che lì quello andasse fatto perché ognuno dà le sue motivazioni. Non riesco a dire molto più di questo, sostanzialmente. No, è un fattore di scala drammatico. Qualcuno di voi vuole dire qualcosa a questo riguardo? No, è troppo complicato. Ci sono altre domande su questo tema o su altri? Allora forse possiamo chiudere, ringraziando ovviamente tutti e segnalando i prossimi appuntamenti, almeno gli appuntamenti di lunedì 16 per quanto riguarda il programma Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki, e il pomeriggio alle ore 17 nell'aula magna della Facoltà di Scienze Politiche Giorgio Gallo e Steve Shore terranno un seminario dal titolo suggestivo, e cioè il servizio postale continuò a funzionare, come rendere pensabile l'impensabile, ovvero strategie anche comunicative per rendere accettabile e pensabile l'inaccettabile e l'impensabile, ovvero l'utilizzazione di armi nucleari. E la sera alle ore 21 in Gipsoteca un allestimento teatrale a cura dei Teatri della Resistenza. Si intitola Copenaghen 1941 ed è sull'incontro a Copenaghen tra Bohr e Heisenberg, l'incontro da cui nacque uno degli ennesimi equivoci legati poi all'avvio del progetto Manhattan. Lo spettacolo è gratuito, ma su prenotazione, perché i posti sono limitati. Le prenotazioni le raccolgo io, scrivete al mio indirizzo enza.pellecchia@unip.it. Grazie, buonasera a tutti.